Ma buon pomeriggio ragazzi. Oh, che bello, oggi la webcam dovrebbe andare alla perfezione, perché ho fatto clic-clac, come mi aveva detto il nostro caro Mike, quindi oggi va tutto bene. Buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Ciao persone belle, ciao Andre Bonfi, ciao Dami e ciao Letins, ma che miracolo. Mi sono dimenticato l'acqua, scusate. Ah, tra l'altro mi vedete, ah, guardate che roba. Guardate che roba, nice quality. C'è un po' di, in realtà, tipo di autofocus, autorobe, quindi nel momento in cui io faccio movimenti folli, si abbassano gli FPS della webcam perché cerca di tracciarmi. Però mentre sto fermo, si stabilizza. Vedete che magia? Ovviamente, se dovrò mettermi a fare live in movimento, vi dirò. Comunque, oggi si continua con Xenoverse. Oggi si continua con Xenoverse perché ieri abbiamo fatto il nostro caro Isaac, e quindi oggi si continua con Xenoverse. Sono stato un attimo buttato a terra, sorry, ma tranquillo che plero. Comunque, ciao ragazzi. Novità, innanzitutto, come vedete dal titolo, ho attivato una cosa molto carina. Ho attivato i sound effects. I sound effects per i sub. Allora, sono ancora pochi effetti per ora, però vi invito a fare il comando punto esclamativo audio. Ovviamente chi non è sub non li può usare, però potete già vederli. Essendo il comando punto esclamativo audio, scusate, devo attivare assolutamente l'audio del desktop, avrete dei comandi audio. Per ora sono pochi e ho messo qualche tipo citazione da The Office, cose così. Però ne arriveranno altre. E credo che si possano già avviare. Boh. Boh. Comunque, ecco, i sub lo possono fare durante tutta la live, fra l'altro, perché usa audio del desktop come fonte. Credo non durante le intro. Shove it up your butt. Ecco, ora No, l'avete sentito. it's not Ashton Kutcher. It's Kevin Millar. Equally handsome, equally Equally smart. smart. Sono bellissime queste citazioni. Non è partito quello! Non è partito quello di Andri! Ma come? It's Britney, bitch. Ma scusa! Non è partito quello di Andrea Bonfi! Ma poverino! Ma perché? Cosa ha fatto di male lui? Ah, forse non è sub attualmente? No, credo che sia sub attualmente. C'ha il simbolino. Sì. Ok, questo te lo spammo sempre. Allora, devo capire bene come spammare, come fare le cose, perché giustamente non voglio esagerare. Però si può fare. Comunque, ecco, questa è la novità. Ovviamente prenderò anche audio delle mie clip, cose interessanti, cose soprattutto votate da voi, così le facciamo e le aggiungiamo agli effetti sonori. Sono una cosa stracarina, così appunto adesso i sub possono interagire anche direttamente nella live con questo tipo di contenuti, e mi fa morire per il fatto che comunque a volume ci siamo. Qualsiasi cosa sto facendo funziona. E li sento anch'io, è quella lì la cosa divertente. Comunque, io direi di andare subito all'azione, ragazzi. Di andare subito all'azione perché, come sapete. It's Britney, bitch. Aspetta, invece. No, è Andrea Bonfi che non gli va. Ma come è possibile questa cosa? Forse perché non funziona subito dopo un altro. L'hai scritto tipo contemporaneamente, forse. No, lo puoi scrivere solo una volta, che plero. Quello sì. Nope, it's not Ashton Kutcher. It's È Andrea Kevin Bonfi, poverino, Millar. viene Equally bullizzato. handsome. Equally smart. Allora, quella fra l'altro è quella più lunga, forse andrebbe anche cambiata. Direi di far partire il nostro caro Xenoverse perché con la nuova programmazione stiamo andando a una rapidità eccelsa, eccelsa direi. Quindi andiamo subito a. Sarà altissimo il volume, non vi preoccupate. Andiamo subito a GBA. Ecco, mi dimenticavo qual era l'interfaccia giusta. E via con Xenoverse, ragazzi. Allora, abbasso un po' per me stesso. Pam, parapam. Premiamo start. Allora, dove eravamo rimasti l'ultima volta? Sì, l'ultima volta, minchia, l'ultima volta c'è da fare tutta la discussione, perché essenzialmente siamo arrivati a Acquariopoli, mi sembra si chiamasse la città. Con le città, ragazzi, ho dei buchi nella memoria che sono incredibili. Acquariopoli, mi sembra fosse. E abbiamo salvato la città dall'ipnosi di Gengar X. Però la tizia che sta lì in quella città ci ha detto che nel deserto a est
della città desertica, insomma, dell'oasi nel deserto, ci sono delle tempeste di sabbia praticamente insormontabili, probabilmente generate da un Pokémon X. Ma alla fine con la X che succede? Ah, giusto, bellissima la storia di... Quella era la lore della live di ieri, è molto interessante. Io avevo provato a mettermi a finire il Pokémon, ma ci ho rinunciato, troppi Pokémon... sì, ce ne sono tanti. Infatti è per quello che sto pensando di fare il platino, non il gioco. Ok? Nel senso, voglio fare un completismo, ma non platino del gioco. Perché altrimenti c'è da completare il Pokédex nazionale. E, raga, il Pokédex nazionale... Anche il Pokédex di Eldiv di per sé è molto complicato da finire, quindi... Finito con raccontare le sue paure. Ma comunque siamo andati verso il vulcano, perché in cima al vulcano risiede il nonno, credo, di questa capopalestra, che è uno dei cardinali. Sono stati definiti cardinali. Quindi bisogna capire se è una sorta di figura religiosa o figura alla latina, no? Cardine. Una figura politica della regione, e quindi ci sono tutte queste teorie che oggi faremo. Dal punto di vista del gameplay invece non c'è molto da dire, siamo arrivati al vulcano, non l'abbiamo esplorato bene, abbiamo esplorato solo l'inizio, quindi adesso si continua. Come al solito ditemi se il volume è troppo alto, troppo basso, mi sembra altino, io lo abbasserei un attimo. Ok, allora. Però c'è stata una frase divertente. Cosa si prova ad essere fidanzati per questo tanto tempo? Dai, è palesemente un tentativo di riunirsi. Comunque, riguardiamo la squadra. Abbiamo Eustachio, il nostro Excalibur da livello 33, con le mosse. Lucidatura, frana, ferro scudo e movimento sismico. Poi abbiamo Minosse, il nostro Pupillon, con ipnosi, ombra notturna, confusione e psicoraggio. Zapdos, il nostro Harrowk, con scintilla, tuononda, tuono shock e assalto. Sgrodolos, il nostro, mi dimentico, Trishout, con lanciafiamme, rogodenti, vocalizzo e scatto jet. Infine abbiamo Kiki, il nostro Grudaco, che si è evoluto l'ultima volta da Chigami, con carta forbice, vento di fata, falso finale, foglie lama. E quello di ieri, il Pokémon che abbiamo catturato l'ultima volta, che era Manticore, Man Eater l'abbiamo chiamato, a livello 22, folletto veleno con assistente incantavoce attrazione veleno coda, ed è quello che alleneremo oggi. So già come si evolve Excalibur, ma l'ultima volta non funzionava, non so perché, forse un bug, forse una condizione strana, boh. Quindi io abbasso un po' il volume per me stesso, madonna sei alto. Ok, allora. Oh, Ashtiel, ciao carissimo, buonasera, come la va? La va bene, abbiamo appena iniziato, ho riguardato la mia squadra, non era curata nemmeno, quindi curiamo Eustachio e continuiamo l'esplorazione del vulcano, quindi giù di qua. Il vulcano è dormiente, io invece non dormo mai, va bene. Ah, cioè, cambia anche l'orario? C'entra anche l'orario? Perché se c'entra l'orario è una cosa interessante, perché io faccio le live sempre al pomeriggio. Forse sì. Comunque, fra l'altro, mi sto rendendo conto di quanto dobbiamo... Deve essere di notte. Ah, ecco perché. Dobbiamo sistemare anche la color correction, perché... Madonna, sembro morto. A parte che dovrò prendere la luce, quindi si risolverà così. Però sembro morto questa webcam. Mi fa morire. Ok. Ancora frana. No, ti prego. Non trapparmi. Settimana prossima noi non dormiremo invece per il data mine. Madonna, che ansia. Non vedo l'ora. Non fallire frana, però. Che brutta l'animazione di Turbofuoco. Comunque sì, non vedo l'ora perché ovviamente mi metterò... Ho finito i pippi. Mi metterò anche a fare l'analisi appena esce. E di solito lo faccio la mattina stessa su Discord, sul mio Discord. Quindi mi metterò in chiamata con qualcuno e inizierò a leggere tutte le griglie, le cose. Farò l'analisi dei personaggi. Anche io sto conservando, sono a circa 12k, non è tantissimo. Però credo di arrivare ai 36k per l'anniversario, ed è quello che conta. Uè, seriously, ciao carissimo. Falla live? Si potrebbe fare anche live, il problema è che devo scrivere il post. Quindi...
Io a 4K faccio schifo. Vabbè, ma tranquillo, sono stato tentato anch'io. Solo che appunto Zekrom non mi interessa. Coso, le seasonal non mi sono interessate a Capodanno. Quindi... è vero che c'era sto aborto l'ultima volta. Shubi Burnie. Ah, comunque, per chi si fosse collegato adesso, vi ricordo innanzitutto che potete unirvi alla nostra armata dei sub tramite Prime, volendo, gratuitamente. Altrimenti c'è la sub tier 1, ok? Se entrate fra i nostri sub, ottenete l'accesso al canale Telegram solo nostro, alla chat Telegram dove chiacchieriamo, dove Keplero vi manda i suoi nudini, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, da oggi, ottenete anche l'accesso ai comandi vocali durante la chat. Quindi se fate punto esclamativo audio, se fate punto esclamativo audio, vedete l'elenco degli effetti sonori che potete mandare durante la live. Per ora sono effetti sonori da The Office, ma verranno aggiunte cose interessanti. Io userei un repellente perché qua volevo esplorare un attimino, eh. I miei nudini costano non quanto quelli di Michele, una qualità enorme. Esatto. Io più che altro costano un sacco. Cioè, sono più per il popolo io, è per quello. Cioè, è un mercato che costa troppo, quindi io fornisco la versione gratuita alla gente. Ma ho finito i repellenti? Ah no, ce ne ho 50, mi sembrava. Cioè, ok. Sono solo per i sub per ora, ovviamente. Ne farò un paio, secondo me, anche per i non sub. Ecco, it's Britney Beach. Bellissimo. Questo l'ho affrontato. Ecco, volevo andare a sinistra io. Perché non sono andato a sinistra. Oh, facciamo una cosa. Cambio anche l'orario di sistema. Metto tipo mezzanotte qua sul PC. Non vi preoccupate della cosa. Come si modifica dall'orologio? Modifica data ora. Eccoci qua. Raccogli la nero pietra. It's Britney Beach. Ok, Andrea Bonfi funziona. Ok, allora era solo un problema di contemporanea. No, no, ti è funzionata. Ti è funzionata, l'hai scritta adesso? Ti è partita, Allora, modifica. Eccoci qua. Mettiamo che sono le 00:56. O 23:56, ecco. Spero che basti fare così per cambiare l'orario. Se sblocco Mimikyu cos'è? Si evolve in questo, palesemente si evolve in questo qua, dai. Che bello è. È tipo Stonehenge. Comunque Mimikyu è un urlo che farò nel microfono per assordare la gente. Ah, ecco, lo devo fare. Mimikyu! Quindi sarà di tipo folletto roccia, quindi lo cambio assolutamente. Devo mettere qualcuno di tipo acciaio. Non male. Se lo rifate vi vanno. Ma no, dai, poverini. Ma si è sentito l'effetto sonoro? Perché ho abbassato ovviamente il gioco. Dovrei trovare un modo magari di sdoppiare o creare un canale audio virtuale, perché altrimenti per alzare gli effetti sonori devo alzare anche il gioco, e il gioco diventa assordante, è un casino. Io non posso bannare, non sono mod. Ma quello è vero. Quello è vero. Minchia il brutto colpo che gli ho tirato. Vuoi morire? Ok. Sgranchirsi. Fra l'altro, Sirius, l'hai finita sta lega, tu? Eustachio sale a livello 34, ottimo. Kiki sale a livello 40. Hai già provato tutti gli effetti? Quali effetti? Io riscatto gemme su Master, ci sta. Le vorrei. Gli effetti audio credo che li abbiano provati già tutti, no? Ah, manca adesso She Said. Manca adesso She Said. Vuoi cancellare una mossa e far spazio a gran voce? Sì. Perché gran voce diventa probabilmente la mossa più forte che può fare. Porca puttana, 90-100. Huh. 100% di precisione, forse è... Beh sì, alla fine è meglio il vocalizzo, ragazzi. È meglio... And show it up your butt. Ok. Eh sì, è un po' bassino, perché giustamente ho il volume del... segue il volume del desktop. Quindi comunque sta sdoppiando il gioco. Lo so, devo fare una cosa diversa, allora. L'ho sentita, però.
Ho sentito That's What She Said stavolta. Fascino al posto di assistente, giusto per... Il Datamine il 25, sì. Bassino ma si sente. Beh, allora facciamo una cosa, vediamo se riesco a farla in diretta, Proviamo così, ma non credo cambi molto, Aspetta. Aggiungo un dispositivo audio, cattura l'audio in entrata, eccoci qua, sound effects. Ok, e voglio questo, il cable output. Ok. Provate. Cosa, Rico? Come Eco? It's Britney, bitch. That's what she said. Si sente, vero? Ma l'eco lo stavo facendo con la voce? Non mi sembra. Si sente, ok, si sente. E mi salti perché adesso devo metterli anche... Minchia, scusate per il disguido. Ho messo praticamente su un dispositivo audio virtuale, quindi sono due canali diversi. Però aspettate. Proprietà audio avanzate. Sound effects, voglio monitorare l'audio, così sento se è troppo alto. Fatemi provare. Ah, per un secondo, ok, probabilmente era quando stavo modificando le impostazioni. Perché ho aggiunto una fonte, la prima fonte che ha preso era il microfono una seconda volta. Quindi, ok. That's what she said. Ok, si sente. Va bene, si sente. Tu devi essere un Montanaro vero? Eh sì che lo sono. Fammi vedere se si evolve. Sì, bastava mettere di notte, ok? Vedi, mi avevano mentito, perché mi hanno detto basta che gli dai una roccia di re, ma non mi hanno detto di giorno o di notte, quindi eccoci. E giustamente si evolve in quello. Figata. Vediamo un po', salendo di livello, se mi interessa molto il move pool, in caso lo vado a cambiare, perché comunque un folletto ce l'abbiamo già. E il drago folletto mi sembra molto figo. Forse giocavano di notte, non sapevo. No, me l'hanno detto quelli nel gioco, intendevo. Comunque, il tuo stacchio si è evoluto in Medieval. Bene. A questo punto, qua sopra ci sono stato? Ah, non posso andarci. Lì ci sono stato, non sono andato qua a sinistra. Lì non posso andarci. Oh. Ah, c'è il venditore, ho fatto bene a venire di qua. Ok, adesso concentriamoci sul gioco, Cintura nera Pakuro Kung Fu, che è l'evoluzione di quello di tipo Lottie iniziale, che vabbè, per fortuna non l'ho tenuto perché non mi piace. E proviamo Eustachio. Madonna, occupa tutto lo schermo, però. Ma non ha mosse, che palle. Ok, rimettiamo Kiki. Ma sta a livello 40, mettiamo Minosse. Ecco, Minosse, sono curioso di vedere come si evolve. E spero non debba andare a prendere il suo oggetto. Cioè, tipo come con Eustachio. Dimmi che sei più veloce. Cioè, spero che non sia come con Eustachio, che l'oggetto per far evolvere Minosse lo trovi solo sui papillon selvatici. Perché altrimenti devo tornare alla foresta, quella spettrale di inizio gioco, e non so come farlo al momento. Dovrei farlo a piedi e ci impiegherei un bel po'. E non so nemmeno se ci si può arrivare in nave, quindi... Vuoi provare ad aprire la cassa? No, non ancora. Però prima... No, ho detto. Mettiamo in ordine la squadra. Lo trovi in un cimitero. Interessante, grazie mille. Spoiler alert. Vabbè, no, ma ci sta. Che ci sia un cimitero nel gioco, me lo immagino prima o poi. C'è sempre. Ok, se teniamo seguendo la storia, perfetto. Minosse ha recuperato 72 PS. Bene. Mettiamo davanti il primo che ci mette, che è Ecleon. Quindi direi di fare Kiki. No, Sgrodolox, ma prima poco. È che Eustachio è ancora indietro, quindi non è che cambi molto. Compriamo da lui un po' di roba. Finita sta questo, tieni volo!
Benissimo. Oh, Lord dei miei mini, ciao carissimo. Allora, siccome è arrivato un altro sub che conosco, abbiamo attivato i sound effects. Quindi se fai punto esclamativo audio, tu che sei un sub, puoi utilizzare durante la mia live degli effetti audio molto interessanti. Ah, e mi raccomando, se avete idee per altri effetti audio, mandatemi magari i punto MP3, robe ovviamente di 3 secondi, 4 secondi, nulla di... non 20 secondi di effetto, sul gruppo dei sub, così li aggiungiamo. Comunque la pietra dura credo di avercela, quindi non la compro. La sabbia soffice ce l'ho, la calmanella non ce l'ho ed è molto interessante come oggetto, sì. Questo potenzia le mosse di tipo terra, diminuisce la potenza delle mosse lotta e diminuisce la potenza delle mosse normale, questa è la più inutile. Anche un paio di calmanelle, beh sì, in effetti averne un paio, così faccio evolvere due per amicizia. E fra l'altro credo di poterla dare subito a... a quello là, perché mi sembra che mi abbiano spoilerato che si evolva tramite amicizia. Quindi, glielo diamo subito. Ecco ragazzi, in questo gioco tutti i Pokémon nuovi tendo a catturarli e piano piano li sto facendo evolvere un po' tutti, per poi vedere come farmi la squadra. Eh no, Siriusly, è solo per i sub. È solo per i sub, Siriusly. Per ora l'ho messo solo per i sub. Voglio, magari ne farò alcune per i sub, alcune per i non sub. Così. And shove it up your butt. Così insomma, una cosina in più carina per i sub. Non è nulla di eccezionale, però. And shove it up your butt. Quindi mettiamo davanti Sgrodolox, va bene. E apriamogli la chest. Ehi, tieni a freno le mani. Questo è un furto bello e buono. Mai rubare in casa del mercante. Si è venduto. Non è vero. Fra l'altro, quante volte lo dobbiamo battere ancora per sbloccare la sua quest? Cioè, sbloccare la sua quest, completare. Mi ha fregato, di solito metteva sempre prima... coso? Il tizio di... insomma, il Kecleon. 15 in totale, vabbè, siamo a buon punto, siamo a un terzo forse delle volte. 5 volte l'avremmo già battuto, secondo me. Parapam. Ok. All'attacco speciale... ah, giusto, la cosa tipo bullo. Dannazione. Lanciafiamma ancora. Non colpirti da solo, ti prego. Grande Sgrodolox. Grande Sgrodolox. Pam, parapam. Ok. Fra l'altro, volevo dirvi che in questi giorni dovresti far ripagare i sound effects. E se ciao... diventa troppo così. Si può fare attraverso un sistema di punti che si possono acquistare, però è un casino. Partirei prima da una mossa a fuoco. E poi facciamo gran voce. È un bel casino farli pagare, poi non mi piacerebbe, cioè... adesso... se esatto, piuttosto paga per farmeli dire a me, non per farli dire al bot. Ok? Fai gran voce. Comunque in questi giorni sto guardando un sacco Pokémon Challenges. Non so se lo avete mai seguito. È uno che fa le live su Twitch, ma ogni tanto ricarica anche i video su YouTube. Non sono morto, non sono morto. Ok, scatto jet subito. Muori. Grande. E sto guardando le sue... È praticamente un esperto di Nuzlocke. Cioè immaginatevi il Pardini delle Nuzlocke. È una roba folle questo qua. Fa le Nuzlocke delle Acrom più difficili e ti insegna un sacco di modi per farlo. E c'è una sua Nuzlocke di Spada e Scudo che secondo me renderebbe Spada e Scudo una bella serie. 11 in totale, ok. Ah sì, l'ho visto adesso. Cioè ragazzi, una Nuzlocke che renderebbe Spada e Scudo divertente da giocare. Vi dico solo questo. Sto iniziando a farmelo frullare in testa come idea, Devi vederla assolutamente. Perché questo qua è veramente bravo. E le regole che ha messo sono interessanti. Sono veramente interessanti. Per esempio, no Dynamax. Ma quello lì, vabbè, la cosa più normale. Però in generale anche il fatto che non usi gli strumenti durante la lotta. Non overlivelli i Pokémon rispetto ai Pokémon avversari. Eccetera, eccetera. Don't do it, don't. Cosa don't do it? Il punto è che devo vedermelo un attimo, però mi sembrava veramente, veramente figa come run. Sì.
Qua l'ho affrontato. Sì, ok, questo era il pescatore nella lava. Ok, continuiamo ad andare su. Sì, ma sti cosi che non posso... Ah, potevo... Devo parlare con Turtonetro. Ho sbagliato, ragazzi. Scusate, scusatemi. Faccio un po' di backtracking, eh. Sì. Guarda che roba. Oh. Che ci fanno qui quelli del Team Dimension? E qua, buco di trama. Perché cazzo ci sono quelli del Team Dimension se all'entrata dovevo dimostrare la mia forza al guardiano? Mi puzza che siano qua dentro. Quelli del Team Dimension. Non si muove, sarà guasto. E questo conferma la nostra teoria che siano robotici. Non sono persone. Sono robot. Interessante. Interessante questa cosa. Ok. Mi piace troppo il fatto che stiamo facendo le teorie su tutte le cose del gioco. È un modo di affrontare il gioco che mi fa impazzire. Sì. Eccoci qua. E prendiamo la Pokéball. Bijou fuoco, vabbè, nulla di eccessivo. Andiamo avanti. Sì. Pam, pam, pam. Qua non credo ci fosse Turtonator. Ok, abbiamo finito, ok, abbiamo finito, abbiamo finito. Torniamo all'inizio. Ragazzi, scusate per il... Trainer from lore. No, fra l'altro, non so se seguite Sabaku. Vai, Sabaku lo seguirete sicuramente. Saidonia, che in questo periodo stanno facendo insieme una collaborazione che per me è fantastica. Cioè, Saidonia sta facendo una blind run, come nel mio caso, di Dark Souls. Che, ragazzi, è il gioco che per lore c'è da applaudire. Sta facendo una run in blind run di Dark Souls con Sabaku, che invece è probabilmente uno dei più esperti di Dark Souls in Italia, che lo guida. E ragazzi, è una roba meravigliosa. In tre live hanno battuto forse il primo boss, perché parlano di teorie continuamente. Cioè, c'è Saidonia che fa teorie su ogni singola descrizione, e è meraviglioso il fatto che molte cose le stia indovinando, perché ci ragiona abbastanza da... capire che hanno senso, no? Capire certe meccaniche. E sta arrivando alle conclusioni interessanti, quindi figata. Nitro carica qua, ragazzi. Ecco, qua mi servirebbe il Pardini invece di Xenover, cioè il nostro starter, Grodlox, è un attaccante misto? È un attaccante speciale? Perché vorrei capire che moveset dargli, perché glielo darei nitro carica adesso. C'è la neve su un vulcano. Questo non è proprio la cosa normale, però vabbè. Pietragelo, ok, questo è molto molto utile. Ok, andiamo avanti. Stai perdendo tempo nelle run. No, non sto perdendo tempo nella run, sto ragionando, sto facendo teorie. Lo ordino per primo, Eustachio. Menitar intanto là dietro si sta affezionando a noi, come è giusto che sia. Voglio un altro repellente. No, in realtà non lo voglio usare, adesso ci sono solo poche cose d'erba. Intanto vi leggo, eh. Oh, comunque sono strafelice che abbiamo settato anche in live in diretta la cosa di sound effects. Adesso, ragazzi, con la webcam, con i sound effects. Toxicroak. Minchia. E più avanti anche con la luce, che metterò una ring light sicuramente dietro alla webcam, quindi avrò una luce anche sul volto un po' più interessante. Qua la qualità, ragazzi, nel 2021 sarà... On point. Vedrete, vedrete. Soprattutto grazie al vostro supporto. Perché non ho messo obiettivi adesso di donazioni, perché giustamente non ho un vero e proprio obiettivo al momento, però tutto quello che avete fatto per supportare sta andando a migliorare la postazione, quindi figata. Minosse, sì, più veloce, ti prego. Minosse, sì, più veloce. Che sei il maestro della fragilità in questa squadra. Tra l'altro siamo già al 40. Cioè, spiegatemi sta cosa. Farà malissimo. No, ok. One shot, dai, è 4 per. È 4 per. Vuoi spiegare a me, Toxicroak, come si gioca? Ok, il resto della squadra di 6 punti. Finito, perfetto. Maleo, uno spirito temperato, non conosce sofferenza. Va bene. Curiamoci subito. Pam 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 pam
Poi, appena abbiamo finito sto dungeon, dobbiamo andare a comprare roba. Comunque è interessante, questo monte è comunque visitato da gente, perché non capisco allora perché noi siamo stati bloccati all'ingresso. Non ha molto senso come cosa. Rindir che abbiamo shiny. Oh, salve Franco! Perché chat morto, ma dai! Salve caro, salve. Ma uffi, mi hai annichilito con un solo commento. Che affrontiamo lui. Sei caduto nel mio tranello. Io sono morto, perché sei morto? Gino vuole lottare. Vabbè, lottiamo Gino. So Squatch? Un po' bruttino, eh. Ci siamo! Brava. Ma infatti ci sta, cioè perché bisognerebbe discutere adesso? Un po' bruttino questo qua. Però sarà il tipo ghiaccio, quindi il movimento sismico gli fa male, vero? Come no? Come no? Di che tipo sei? Slavina. Questo farà malissimo a noi. Anche perché fa più male quando ho subito un danno. Vabbè, noi finiamolo, tanto. Bullo pure, bastardo. Alakazam è morto. No. No, Alakazam. Seriously, non sei ancora riuscito a finirla sta lega. Oh, Latens, ti stai godendo la live. Che bello vedervi. Che bello rivederti anche fra i commenti. Tra l'altro stamattina, tipo, stranamente, c'è stato solo un crash del servizio Jenny, quindi miracolo. Ah, non hai neanche iniziato. Madonna, inizia! Vai! Se non inizi, non lo finisci mai. Eustachio è morto, comunque, eh. Non lo vuol dire. Quello sì, è un po' un problema. Però, appunto, non dovrebbe morirti perché non dovrebbe mai svegliarsi l'avversario. È quello il punto. Lo devi un po' prendere il timing. Il punto è che, secondo me, abituarsi con... Cioè, Delphox è più facile, ma non ha i ritmi regolari come con un singolo setter di ipnosi. Per favore, vuoi colpire una volta, Sgrodolox? Zapdos, vai te. Non so più cosa fare. Come ha detto che qualcuno ha colpito. Sì, infatti. Dio mio, Dio. Nitrocarica? No. Pure... Ah, è di tipo fuoco, ghiaccio? Allora comunque era super efficace. No, non ha senso. Non ha senso. È di tipo fuoco puro, allora. Sembra di tipo ghiaccio, ma in realtà è di tipo fuoco lotta, tipo. Boh. Non hai chiesto il nemico. Esatto, quello è vero. Dovevo chiederlo meglio. Partiamo da tuono shock, che almeno forse era meglio scintilla. Dai su Zapdos. Oh, tra l'altro è bruttissimo questo avversario, è tipo uno Yeti con gli sci. Wow, bellissimo, che idea. Sinceramente fa un po' cagare, ecco. Che bella la musichina di prima, esatto. Ho fatto la musica dei meme. Ero sparita perché mi sono presa qualche mese fa Breath of the Wild, minchia. Ancora devo finire, ma non ho più voglia di giocarci perché i nemici adesso sono troppo forti e io sono una pippa. ma immagino, cioè, su Breath of the Wild ci si chiude davvero. Tra l'altro era uno dei miei piani come prossimo gioco. In realtà mi sono preso a Natale la collection di Mario 3D e sto bestemmiando ancora di più che con qualsiasi altro gioco, perché non avete idea, sto facendo completismo di Mario 64. E ogni tanto la sera anche su Discord... Bergmite, la sera su Discord facciamo un po' di partitina in chiamata, però tipo bestemmio continuamente perché certe stelle sono bastarde. Ma se ti dicessi di giocare a Cuphead scritto come si legge? No, Cuphead l'ho provato ed è fighissimo e probabilmente prima o poi lo vorrò anche fare. Questa cosa vi ricorda? Forse un Pokémon di tipo elettro potrebbe addentrarvisi, eh? Mi ricorda un po' Unbound questa cosa.
Vi invito, io sto facendo completismo d'esami. Quello anch'io, ovviamente, però quando sono ho la testa fritta che non posso più andare avanti, non c'è molto altro da fare. Infatti molte sere ultimamente non sto neanche in chiamata perché non già la faccio. Curiamo Zapdos. No, voglio curare anche Scrodolox. Quindi immagino che questa sia una sorta di Tana. Eh no, però, perché non c'è uno... Pokémon Ranger Reference? No, non è perché Pokémon Ranger? Sì, ricorda un po' le bar... Madonna, sto schiacciando sempre i tasti sbagliati. Ricorda un po' le barre quelle del... da spegnere con le poche tattiche. No, con le poche abilità. Però mi sa più di Tana questa cosa. Però le Tane dovrebbero essere esclusive degli starter. Ma c'è uno non c'è uno starter di tipo elettro. Ah, il tizio robotico. Il tizio robotico che fa molto rivale, quello di cui la musica l'ho messa anche nell'intro del live. Secondo me ha tipo una sorta di starter che noi non possiamo scegliere, no? Però è considerato anche lui starter, che era di tipo elettro. Quindi probabilmente nel postgame avremo quel Pokémon e potremo andare in questa Tana. Me lo segno. Comunque, Tana elettro... Anche perché ho un Pokémon di tipo elettro in squadra, quindi non c'entra qualsiasi Pokémon. Tana elettro sul monte. Sul vulcano. Me lo scrivo nei miei appunti. Ecco perché, ragazzi, qua si gioca con gli appunti, eh. A Xenoverse, ragazzi, si gioca con gli appunti. Così si gioca. Qua ci sta da usare un altro repellente. Vabbè, ti affronto, su. Bam, bam, bam. Maui? Il gatto di Ricky? Il Maui. Mamma mia, anche lui. Perché non mi mancano troppo le loro live? Li voglio rivedere in live. Ricky e Doina mi mancano. Mi mancano tanto. Dai muori, Kung Fu. Dai muori! Dimostra quanto sei forte, Minosse. Perché muori sempre? Perché? Cioè, gli sputano addosso questo qua, perde il 75% dei PS. Doveva essere lo sweeper definitivo, sto cazzo dei Minosse. Livello 36. Livello 37. Figata. Figata, però. Dobbiamo cercare di contenere i nostri istinti. Questo messaggio per la chat. Messaggio per Keplero dovrebbe essere questo. Minosse approva lo sputo. Infatti. Sentite, un revitalizzante lo userei, eh. Non so quando è il prossimo healer, però Eustachio ha bisogno di punti esperienza. Anche se vedremo se cambiarlo, però boh, mi sta piacendo lui, non so se cambiarlo o no. Povero Cap. Non è vero, perché di solito in chat mando messaggi di un certo... Io contengo i miei impulsi, le cose critiche che dico sono il 10%, minchia. Minchia, il 10%. Se quello è il 10%, non immagino il 25%, cosa può essere. Esatto. A racconti a Andre Bonfi cosa succede? No, ieri pomeriggio abbiamo avuto una conversazione io e Keplero su Telegram, ovviamente, sui messaggi che gli arrivano dalle persone. Mi ha fatto parecchio ridere. Allora, la fila artigli potremmo darlo a qualcuno in realtà, eh? Però prima voglio usare il repellente. Usa. Mi sa che l'ho fatta la prima. Bravo, bravo Sirius. No, quello... mi dissocio. No, in realtà sì, nel senso si parlava di quell'argomento nel messaggio, ma non eri tu il personaggio. Sì, no, infatti, che risate. Bravo Sirius. Oh, wow. È una roccia che si allumina. Vuoi che Trish Out sciolga il masso di ghiaccio? È solo Trish Out può farla qui. Allora. È un nido per Trish Out. Figata. Quindi se arriva qualcun altro non lo può fare. Ok. È un labirinto nelle fiamme, immagino. Sì. Oh, ci sono dei Turtonator. Sì. Che carino. No. Sto imparando a fare le slip chain, wow, bravo, bravo. Dato che era me la striker fatta, quello è utilissimo. Io non l'ho ancora usata, aspetto i 18 mesi. A parte che tu, in realtà tu potresti usarla
adesso finalmente per concludere sto cazzo di Zekrom, eh? Che non sarebbe una brutta... Perché non posso interagire? Ah sì, posso. Sì. Così almeno sei a posto e per i 18 mesi pulli solo ai 18 mesi. Io invece aspetto i 18, vedo come va e poi la do a Charizard, credo. Ok, ho fatto la cosa giusta. Io direi di andare qui. Eh? No! Che palle sta cosa, però. È solo trial and error, mi fa incazzare. Era bellissima la prima, quella di tipo ghiaccio, tipo. Tu aspetti il datamine? Vabbè, quello sì. Quello almeno il datamine bisogna aspettarlo. Però, in base a come va... No, ma non volevo usare il repellente. Ok, di lì non si va. Però si va di qui. No, no, non farlo per sul leggendario Seriously. Secondo me non conviene. Cioè, a meno che non esca la cosa più rotta della vita. Ma non uscirà mai la cosa più rotta della vita. Ok, lì sopra ci sono stato e ho fatto bene a non andarci. Qua? Magari qui, tipo? Quello mi sembra giusto. Questo mi sembra giusto, sì. Yes. No, non c'era un cazzo. Potrebbe essere una trappola. Non è una trappola. Però siamo tornati all'inizio. Ok, ok. Più rotto di Zard è difficile. No, ma non sarà Xerneas attaccante. Secondo me sarà Xerneas supporto pullabile e Yveltal gratis facendo l'evento leggendario. Quella è una fregatura, secondo me. Meglio questa. No! Che palle. Però adesso sappiamo che possiamo andare a destra e fare più in fretta. Ok, andiamo. Non voglio usare un altro. Sappiamo che andando a destra possiamo andare su e far direttamente arrivare a quell'isola. Sì. Via. Sì. E invece di andare su, andiamo a destra. Yes. MT82 coda drago. Però non è finita. No, non è finita la tana. Ah. E dove si può andare ancora? Su di qua. Perché prima siamo andati su di qua. Minchia, lunghissima. La lava fa venire davvero un mal di testa. Di qua no. Infatti dovrei fare... coso, alert per i... gli epilettici. Vorrei vedere cosa c'è lì, però, dannazione. Sinistra o destra qua? Sinistra o destra? Ragazzi, secondo voi? Destra? Ok. Non sono epilettico, mi dà fastidio. Ma è vero, in effetti, anche io sto guardando dalla live ancora di più, perché è più piccolo e sembra più... Ah, va bene, va bene. Ah, sinistra adesso. io l'avevo detto sinistra, adesso dirà che plero. Allora, su. Ed era tipo qua, qua così, no? Yes, era qui sinistra. Sì. Allora dove cazzo devo andare? Oh, che mi significa che ho esaurito i Mimikyu? Ero passato solo per quello. Come è esaurito? Non è possibile. Comunque ciao Vale. Non è sinistra. Allora dove cazzarola dovrei andare? Al centro? Non credo. Beh? Perché questo era un modo solo più velocemente. Mi dice ricompensa esaurita. Sirius si è riscattato. Mimikyu! Ok. Ciao caro. Ciao Vale, andiamo di qua. Però, no, di qua c'è. Forse devo prendere semplicemente la... No, perché bisogna completarla, c'è la bandiera. C'è una bandiera da prendere, giusto? Sì. Ok, andiamo a destra. Di qua sono stato, però andando su... E arriviamo alla seconda fase. Poi si va su di qua e si arriva alla terza fase. Qua ci sono stato, su ci sono stato. O no? Sono passato a salutare, non posso restare purtroppo, ma tranquillo, Vale. Grazie mille di essere passato.
No, a destra si trovava l'MT. Qua a sinistra... sì, torniamo indietro, in realtà non cambia niente. Perché qua non c'erano altre strade. No. Dopo Bruno, fai Karen, scusa, che lo fai col glitch. E te la togli dalle scatole. Vai col... No, di qua non si può. Boh, fai Lucario, un... uno che lo potenzi un po'. Uno che potenzi un po' Lucario. Anche un Dusk Noir, per esempio, che ti aumenta l'attacco fisico e i brutti colpi. Ma anche da solo Lucario fa tanto. Quindi magari un healer. O uno che gli aumenti la velocità, tipo su Anna. No, ma ragazzi, io ho fatto tutto, eh. Cioè, sono andato da tutte le parti possibili e immaginabili. Di qua ci sono stato. Di qua c'era l'MT. Ma è una fregatura, magari. È una di quelle tane che non... Cioè, non è una tana? Cioè, non va completata, tipo? Bisogna solo prendere la... Di qua sono andato. Eh sì, di qua è la stessa cosa. Mi sono... perso qualcosa di importante, magari. Un dettaglio, qualcosa di nascosto. Di qua non si può andare. Di qua Turtonator ti porta da Charmeleon, diretto proprio. Eh sì. Vai alla lore. No, vabbè, volevo provarci un attimo ancora, però... Credo di aver fatto tutte le strade possibili. Qua sopra non ha senso andarci. Sì. Vedi, perché se io arrivo qua... E voglio arrivare su quell'isola. Aspetta. No, è normale, Di qua sopra non ha senso andarci. Perché io arrivo qua e andando a destra vado dal tizio. Anche su ottengo le due strade di prima. Lì c'era Charmeleon, quindi ho fatto bene a non andarci. A sinistra c'è un Charmeleon. Qua in alto potrebbe esserci qualcosa di segreto. Sì. No, di qua non ci sono stato. Oh, è la faccia di Charizard quella. è il vermetto che si trasforma. È il vermetto che si travesta, insomma. Si può salvare? Cazzo. Good. Pokémon ha abbandonato il suo nido. Ho completato il nido Pokémon. Ok. Tana. Cico su 19 e basta? Ha abbandonato il suo nido? Cosa vuol dire? Che ora lo posso trovare selvatico, tipo? Una cosa del genere? Vabbè, facciamoci beccare un attimo da un Charmeleon, così torniamo all'uscita. E non mi ero accorto che non avevo fatto quella strada. Perché giustamente sì, sembrava di andare dall'altro lato, invece no. Vabbè. Figata, quindi Mascot l'abbiamo... Ah, ed è lì! E possiamo catturarlo adesso, immagino. Figata. E sono collezionabili. Ma che facciamo? Completiamo il Pokédex di Mascot. Ma subito lo completiamo. Ah, che carino. Con la faccia di Charizard. Vai, Eustachio. Vai, il livello 30. It's Britney, bitch. It's Britney, bitch. Allora, mettiamo Minosse che lo ipnotizza. Poi speriamo di non ucciderlo con un colpo. Dovrebbe essere tipo fuoco. Giusto? Ma giusto? Entomoblocco che mi abbassa l'attacco speciale. Bravissimo. Dai che forse riesco a ipnotizzarlo. Ipnosi. Rapido artigli, va bene. L'attacco fallisce, che palle. Ecco. Povero Minosse. No.
Sì, voglio usare un altro Pokémon. Vabbè, adesso dovrebbe comunque morire, giusto? Vabbè, lo paralizzo con Tuonda. Così status più questa vita dovremmo riuscire a catturarlo. Lotta, Tuonda. Bene, bene. Paralizzato, grande. È paralizzato, non agisce, fantastico. Pokéball. E gli tiro una Premier, dai, mi sembra carina. Almeno con lui. Preparate i vostri punti canale per dare il nickname a questo mascot charizardoso. Che adesso glielo diamo. Non credo che cambi la descrizione, perché l'abbiamo già letta nel Pokédex. Bene. Il resto della squadra riceve punti esperienza, va bene. Eccolo qui. No, non ci dà un'altra definizione. Soprannome, ragazzi. Come chiamiamo questo mascot? Perché è versione Charizard, eh? È tipo un bruco di fuoco, un verme di fuoco. Oddio, com'è che si chiamava il verme di fuoco? Cioè, il verme di fuoco. Il verme che stava al lago ardente in Dark Souls 3. C'era un verme al lago ardente, mi ricordo. Che siccome era un lago di... cioè, insomma, quelle cose di fuoco. Gervasoni, ma è anche Gervasoni, molto interessante. Credo che ci sia il limite di 10 caratteri, però forse... vediamo se va. Gervasoni, beh, anche lui... sì, esatto. Anche Rezzonico starebbe bene. Gervasoni molto carino, vediamo se ne arrivano altre, se no tengo Gervasoni. Ok, teniamo Gervasoni. Teniamo Gervasoni. Manda al PC, ovviamente, perché non possiamo metterlo in squadra, perché questo gioco è programmato col culo. No, mi dissocio. Scherzo, ovviamente, fatto bene, eccetera, eccetera. Fatto i 5 anni, fatto con passione, fatto con passione. Quindi tutto va bene. Ok, salverei ancora uno. Ho messo sempre lente. Coughing, proprio, guarda. Coughing non lo voglio. Poi io sono abituato a guardarlo di qua nell'anteprima, quando c'ho di qua il gioco più grande. Che palle. Perché? Guarda qui, Michele. Poi commenti, ogni tanto li guardi. Eccoci. Le scale. Alle scale piace cacare. Non c'era un bivio? Non mi ricordo se c'era un bivio. Way Sharp! Ciao caro. Ciao carissimo. Uso il repellente perché voglio vedere se c'era un bivio. Non mi ricordo più, eh. Potrei averlo abbandonato. Perché qua sopra c'è la tana, e ok, qua sotto ci siamo stati. No, 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 non era un bivio, era perfetta la strada. Ok, ok. Bene. Ah, Sharpino caro, siccome sei un altro dei sub frequentissimi, eccetera, eccetera. No, mi sa che... no, tu sei moderatore, quindi lo puoi fare comunque, mi sa. Ho aggiunto i sound effects per i sub. Quindi i sub possono mettersi a fare gli effettini musicali o citazione ai film durante la live con il comando audio, mi sembra. E qua c'è un vecchietto. Sei ancora troppo acerbo per poterti inoltrare nei territori qui fuori. Post game, tipo la Lega di Sinnoh, la vittoria di Sinnoh. Sì, voglio salire su Turtonator. E ok, questo è palesemente l'indizio che di qua si va avanti, direi. Direi, quindi andiamo prima sopra. Sì, va bene Eustachio per primo, che intanto almeno c'hai i pipì ricaricati. Bam, bam, bam. E andiamo avanti. Un'energia arcana impedisce di proseguire. Ah, un'energia arcana. È il potere del... membro del team di Dimension, che però era disattivato. Potrebbe essere stato tipo disattivato dal cardinale. Cioè il cardinale ha visto che uno del team Dimension è provato a entrare nel vulcano e allora tipo l'ha distrutto proprio. Quindi i cardinali sono veramente bastardi. O questa energia è causata dal fatto che ci fosse un tizio del team Dimension sotto, del tipo si è disattivato per mettere l'energia arcana a difesa di quella porta. Non lo so, non lo so. Sono più propenso per il cardinale, perché... qua è cambiata la musica. Fa un po' più paura. Weima, ciao carissimo! Ben arrivato, ben arrivato. Ragazzi, italiano si fa segmentali. Allora, che palle, lo sapete, si fa lore crafting.
Lore crafting. Guardare la lava mi intrippa, sì, era molto ipnotica. Si chiama lore crafting questa cosa. Qua stiamo andando verso, mi sa, tipo, sembra che stiamo andando verso rosso. Non ho Venus Aur tecnico? No, seriously. Vabbè, metti un... Victory Bell, uovo, Victory Bell normale, Gengar normale. Allora, confermiamo la teoria per cui i cardinali sono esseri umani. È palesemente un essere umano, ok? E sembra essere il nonno di quella là, perché anche dalla tonalità di pelle, guardando le braccia, mi sembra... che sia il nonno di quella... Mi sembra che l'abbia anche detto che era suo nonno, quindi ok. E accanto c'è un Pokémon che secondo me è la famosa evoluzione di tipo drago. Potrebbe. Quindi qua, mosse folletto. Ho salvato, quindi andrei a parlargli. Prima lui. Non mi parla? Oh. Sì, è proprio il classico vecchietto. Questo qua è quello di esplorando il corpo umano. Li siamo fatti così, scusate. Gli devo mettere furbacchione? Sì, purtroppo a tutti gli slip setter, gli slip chainer devi mettere furbacchione, sennò... Tranne alle uova. Ma... Via, sto meditando. Posso parlare? Si è incazzato. Cambiata la musica. Ti ho detto di andartene, io e il mio Scaleon siamo nel pieno dell'allenamento. Esatto, Scaleon, evoluzione di Eevee. Verbena, dici? Devi essere in gamba, se sei giunto sino a qui solo per consegnarmi quest'acqua. Ah, è vero, gli devo dare l'acqua magica. No, Victory Bell uovo non ha furbacchione nelle passi. Serio? Che merda. Allora sì, devi insegnare furbacchione, che brutta roba. Comunque, lascia che ne offra un po' a te e ai tuoi Pokémon, vi rimetterà in sesto. Molto umano. Cioè, molto umano, non solo molto umano, molto terra-terra. Io mi aspettavo veramente uno con una divisa, no? Proprio cardinale, se ci fosse qua un trono, qualcosa del genere. Invece sembrano semplicemente dei saggi, degli anziani saggi, no? Perdonami, non mi sono presentato, molto burbero anche. Il mio nome è Oleandro. Tra i quattro cardinali di Eldiv, fra l'altro sono quattro, quindi saranno i super quattro, sono colui che protegge il suolo, tipo terra, su cui ora muovi i passi. Il vulcano Pulsar è il cuore pulsante della regione e senza il giusto equilibrio rischierebbe di mandare in malora il suo stesso ecosistema. Io sono qui per scongiurare ciò, l'eruzione del vulcano, ok? Ma al tempo stesso ne approfitto per temperare lo spirito. Hai visto Scaleon? Qualcuno si è recato a farci visita. Che bello! Carino! Sca! Mio giovane amico, allora dimmi, sei qui per auscultare? Auscultare le antiche leggende? Sai, le conosco tutte a menadito. Auscultare poi menadito non mi pare proprio... Ecco, lo stesso settore gergale. Chi crede che abbia 500 anni non è poi così lontano dal vero. Però, se l'intuito non mi inganna, tu sei qui per... Fra l'altro è alto il doppio di noi. E c'è anche una pancia che è il doppio del nostro modellino, però, eh? Tu sei qui per altro, vero? Sai, mi rammenti una persona qua, citazione a Undyne, forse? No. Ah, ecco. Ma certo, devi essere il figlio di Versil. Si chiamava Versil allora. Allora la teoria dell'altra volta, ragazzi, mi sa che è giusta. E spero che non sia così stupido. Perché, dai, Versil, Silver... Dai, siete davvero due gocce d'acqua. Quel grand'uomo di tuo padre era una vera risorsa per la regione. L'infausta notizia della sua scomparsa è stato un vero colpo per noi tutti. E a questo punto io voglio andare a guardarmi una live o comunque un video su YouTube o comunque la mia stessa prima live e leggere il nome della mamma. Perché ci sarà un gioco di parole. Se abbiamo capito il gioco di parole verso il Silver, ci sarà, che ne so, Feal invece di Leaf. Non lo so che altro personaggio. O Srik invece di Chris. L'infausta notizia della sua scomparsa è stato un vero colpo per noi tutti. Che fra l'altro è scomparso, ma palesemente non è morto. Cioè, mi sembrava un rapimento più che una morte. Ah, perdona il mio comportamento poco cortese. Come hai detto di chiamarti? Michele, immagino tu sia qui per cercare risposte, vero ragazzo? Orbene, ti dirò tutto ciò che so al riguardo. Ma sii forte, perché questa storia non ha un lieto fine. Lore, ok? Oh, lore time.
Devi sapere che tuo padre è sempre stato affascinato dalla scienza del progresso. Questa cosa non mi stupisce perché è amico di Aster, che è il professore della regione, anche lui ci ha mostrato tutto il nostro sistema di MN digitalizzate, eccetera, eccetera. Quindi lavoravano insieme a uno scienziato. Decise infatti, assieme al suo migliore amico Victor, di istituire un laboratorio a Balansopoli, la musica di... con lo scopo di renderlo più grande la regione, ok? Victor non era un abile allenatore, Victor, ma al contrario il suo intelletto era sopraffino. In parole povere era la spalla perfetta per tuo padre. A poco lo staff del laboratorio si impreziosì di nuovi collaboratori, divenendo noto in tutta Eldiv. Tra questi c'era anche il celebre Aster, ai tempi un ragazzetto della tua età circa, ritenuto un assistente ottimo e particolarmente brillante. Insomma, tuo padre faceva il lavoro dei suoi sogni, assieme ai suoi amici e alla sua splendida famiglia. Poi però... Vabbè, qua c'è proprio l'or sparata così. Comunque, poi però accade l'impensabile, quello che porti all'orecchio, che avevamo trovato per terra, ve lo ricordo, ce l'ha droppato uno del Teen Dimension, era per terra, perché è arrivato a noi? È stato voluto? Perché secondo me è stato voluto, non è un caso che un tizio del Teen Dimension ce l'aveva in tasca e gli è caduto per terra. Quello che porti all'orecchio è il codice terrestre, vero? Direi dunque che tu sia a conoscenza dei recenti attacchi dei Pokémon X, li ho sventati tutti, negli ultimi tempi sono diventati all'ordine del giorno, ma la loro scoperta non è cosa recente. Furono proprio tuo padre e Victor a farla, e chissà perché è il mio starter. Mi puzza di Pokémon X. Creature provenienti da chissà quale universo, la mente dell'uomo poteva spingersi oltre. Versi, Silver, era convinto che questi esemplari andassero allevati come normalissimi Pokémon, infatti l'abbiamo fatto finora. Victor però aveva ideali del tutto opposti, ok, Victor, capo del Teen Dimension. Da quel momento le strade dei due si divisero e la passione ardente nel laboratorio andò scemando. Victor, certo delle sue idee, si licenziò, promettendo avrebbe trovato una soluzione al problema. Con i fondi acquisiti tramite i suoi studi, mise in piedi una sua personale organizzazione, con lo scopo di suggellare per sempre i Pokémon X. Mic drop. E siamo a 2 su 2 teorie. Teoria confermata. Ebbene, Victor è la mente dietro al Teen Dimension. Era abbastanza chiamata, però. Ragazzo, è perciò assai probabile che sia stato proprio lui a far sparire tuo padre Versi, in modo da non avere più alcun oppositore. Con un Tyranitar, fra l'altro. Per sua sventura, però, il suo amore è stato preso in eredità dalla nuova generazione guidata da Aster. Credimi, il Teen Dimension non poteva farsi nemico il peggiore. Io. Quindi, ora ti chiedo di venire con me, Michela, ho qualcosa da mostrarti. Forza figliuolo, seguimi. Interessante. Ora, bisogna capire se i Pokémon X sono quasi tutti... cioè, i Pokémon X che abbiamo visto finora sono entità portate da Victor sulla Terra? No, perché comunque hanno detto che li hanno scoperti e hanno iniziato a studiarli. Dopo non ti... Sì, dopo lo riaccendo, Dolly, non ti preoccupare. Il punto è che... Aspetta, non fa pensieri. No, più che altro voglio capire se i Pokémon X che abbiamo incontrato finora fossero semplicemente dei Pokémon folli, Pokémon in Berserk, no? Che da soli, selvaggiamente, abbiano attaccato e fatto cose. Non... Cioè, se dietro all'attacco della nave ci fosse Victor, per esempio, cosa cercava Victor nella nave? E il tizio su cui ho dubbi ancora, è un amico di Victor? È Victor stesso sotto altro nome, magari? Perché nessuno... No, è conosciuto... No, lo conosce Aster. Dimenticate. Mo ti spiega tutta una stanza dopo. No, vabbè, non ditemi quando me lo spiega, però fatemi fare i miei ragionamenti, perché mi piace. Però, appunto, c'è da capire se sono tutti semplicemente selvatici che si sono incazzati. A questo punto l'energia era palesemente l'energia sua, del cardinale. Oppure sono tutti attacchi calcolati da Victor. No, ma è bella non rovinare. Ma non lo sto rovinando, dai. Lo sai che voglio fare così, che plero, dai.
Perché se dietro agli attacchi c'è Victor, questa cosa cambia totalmente tutto, perché hanno attaccato una nave su cui c'erano magari cose... È il show da firmato, ok. Fra l'altro ci sta da Dio, perché questa è la citazione a quando lui si mette a fare una lunga descrizione di cosa devono fare le persone per risolvere un problema e alla fine dice è il show da firmato, così, per mandarli a fanculo. Qua salverei di nuovo, perché ho paura. Mi sa che mi affronta. Però sono più propenso per il fatto che i Pokémon X li abbiano studiati, però molti sono liberi per la regione, semplicemente. Quindi quel Galvantula si sia messo ad essere molto difensivo del suo territorio e quindi abbia intrappolato i bambini. Quegli Sharpedo si siano incazzati per i cazzi loro e ci abbiano attaccato. Però se sei dietro Victor agli attacchi, cosa cercava da quei ragazzini? Cosa cercava da noi sulla nave? Piano, piano. Siamo diretti alla caverna Zenith. Uno dei quattro xenovarchi della regione. Quindi qua, dimensioni, palesemente, lo Xenoverse è un'altra dimensione, un altro universo. Okay. È un luogo accessibile solo a colui che ha ottenuto la benedizione di Luxflon. Non me li ricorderò mai. Ma non perdiamoci in quisquilie, ti spiegherò tutto quanto più tardi. No, ma spiegami tutto. Mi piacciono le spiegazioni. Fra l'altro non vedo che ore sono, sono le 00:49 per me. Ok, sono le 16:50. Il piano del Team Dimension non rappresenta che la prima tessera del domino. Il pianeta è davvero in estremo pericolo. A cosa gli serve il codice terrestre al Team Dimension? Per comprendere appieno queste parole, è però necessario che tu conosca un'antica leggenda. Grazie, grazie. Scenetta? Lore time. Miliardi di anni fa, l'universo era dominato da un maestoso e potente Pokémon. Vacuum. Vacuum, vuoto. Void, no? Le sue dimensioni erano paragonabili a quelle di un pianeta. Il suo corpo, infuocato come un astro. Come ogni creatura, anche Vacuum era nel profondo dilaniato da stimoli diametralmente opposti. Ecco mia madre che chiama... Cosa? No, perché? La luce, simbolo di pace e di sviluppo, e l'oscurità, portatrice di terrore e distruzione. Nonostante l'enorme potere, la creatura primordiale era comunque soggetta allo scorrere del tempo, dunque destinata ad invecchiare, divenendo sempre più debole. Nel frattempo, l'energia oscura all'interno di esso, desiderosa di abbandonare quel morente guscio, cominciò a insorgere, allo scopo di acquisire un'identità autonoma. Fu così che l'oscurità riuscì ad evadere dalla prigionia, causando la morte dei Pokémon. Parallelismo con i Veltal? Si innescò un'enorme deflagrazione, da cui scaturì la vita nel nostro universo tutto. Si generarono galassie, vabbè, il Big Bang, ok? Si generarono galassie, stelle e pianeti. Tra l'altro vedo una stella con il simbolo del fuoco, una stella col simbolo dell'acqua e una col simbolo dell'erba. Quindi gli star, palesemente ci saranno costellazioni che riguardano questo. Nacque la Terra, governata in parte dall'essere di luce, Luxflon, incarnatosi a seguito dell'esplosione, e in parte dall'oscuro signore Dragalisk. Qua si potrebbe fare Xenoverse bianco e Xenoverse nero, tipo... Quindi Dragalisk è il leggendario di tipo buio e Luxflon è il leggendario di tipo luce. Che non esiste. Di tipo normale psico. A mantenere l'equilibrio tra i due vi erano tre guardiani elementali, anch'essi parte di Vacuum. Quindi Vacuum è una sorta di drago primordiale alla Reshiram e Zekrom. Diciamo che qua è un po' più difficile da spiegare, perché Reshiram e Zekrom erano semplicemente a metà. Cioè c'era il drago bianco e il drago nero, che sono Kyurem bianco e Kyurem nero. Poi a sua volta si sono ancora di più separati nei tre draghi. Kyurem, Reshiram e Zekrom. Qua invece ci sono due unità centrali e poi ci sono tre guardiani minori all'interno del... Immagino minori, elementali, che sono di tipo erba, acqua e fuoco. Ah! Quindi sono delle sorte di leggendari il nostro starter. E quindi la teoria aveva senso. La teoria è giusta. Lo sapevo.
Lezzo Black Dragon, sì, lezzo. Quindi praticamente noi abbiamo parte dell'essere primordiale all'origine dell'universo nella nostra squadra. Proprio una cosina da niente. Shileon, Trishout e Shulong. Immagino in una forma in realtà diversa da quella che abbiamo noi. Cioè noi abbiamo la versione più indebolita, che col codice terrestre si è trasformato in una versione molto più forte, però secondo me c'è un altro codice che ce lo trasforma ancora di più. Perché così fa le tre evoluzioni, no? Così definiti, in quanto antesignani della vita. Antesignani. Questa è una parola che non ho sentito usare tante volte, quindi voglio capire. Tuttavia Dragalisk, convinto che questa non fosse necessaria, scacciò i Pokémon dal suo territorio, che trovarono perciò rifugio presso Luxflon. Grazie ad essi, la fetta di pianeta dell'essere di luce si sviluppò, divenendo florida e accogliente. Oh, al contrario quella dell'oscuro Marci, rimanendo uno stato... Quindi non è un altro... Non è un altro universo lo Xenoverse, è un'altra parte del pianeta. È il lato oscuro di Eldiv, diciamo. Al che quest'ultimo, invidioso dell'operato del fratello, decise di passare all'attacco. Voleva sottrarre parte dell'energia che aveva permesso alla Terra quel rapido sviluppo. Grazie all'intervento di Luxflon e dei Pokémon iniziali, l'attacco si rivelò fallimentare. Dragalisk però riuscì a impossessarsi di una minuscola quantità di energia, sfruttandola per creare fedeli soldati ai suoi ordini Pokémon X. Con il suo nuovo esercito, l'oscuro tentò nuovamente un assalto, fallendo ancora una volta. Si racconta che allora l'essere di luce, inorridito dalle sue trame di potere, diede fondo a tutte le sue riserve d'energia per allontanare definitivamente il gemello. Così facendo, Dragalisk fu relegato in un'altra dimensione. Ok, quindi lo Xenoverse è comunque un'altra dimensione, non è un'altra metà di un pianeta. Ok, però prima dominava l'altra metà. Ok. Quindi lo Xenoverse è stato creato da Luxflon, va bene. Sotto il dominio della luce, invece, la Terra giunse al suo completo sviluppo, quindi l'altra metà si è illuminata, ok? L'oscuro signore, Voldemort qua, già citazioni Harry Potter ce ne sono state nelle scorse live, però non digerì mai la disfatta e tentò varie volte nel corso dei millenni di seminare il panico sul suo pianeta originale, aprendo faglie nello spazio-tempo. Se però il Teen Dimension dovesse addentrarsi nello Xenoverse, verrebbe la volta delle tenebre. Le fratture già presenti nella regione darebbero a Dragalisk l'occasione propizia. Riuscirebbe infine a impadronirsi di tutto ciò che Luxflon ha coltivato sino ad ora. Ma c'è un modo per sventare questo pericolo. Minchia, il Teen Dimension vuole... Altro che... Perché il Teen Dimension vuole fare questa cosa? Questa sarà una cosa interessante da scoprire. I Pokémon iniziali sono l'armonia che tiene in vita questo mondo. E tu, Michele, ne possiedi uno. Fra l'altro, il fatto che sia un gioco solo mi fa pensare che li possa ottenere tutti e qualcuno nel mondo li abbia, gli altri starter. Fra l'altro, ha parlato di Trishout, Shileon e... quello di tipo acqua, non mi ricordo come si chiama, Shulong, coso. Quindi, quello di tipo elettro, che invece mi puzzava molto di starter, cos'è? È in realtà il Pokémon iniziale di Dragalisk, cioè il primo Pokémon X creato da Dragalisk. Potrebbe essere interessante questa cosa. Comunque, sei tu il messia, la vado. Qui spetta impedire la distruzione. La regione, anzi la terra, ha bisogno di te. Ok. Perché a noi è capitato l'orecchino, però. Per farlo, però, ti manca ancora qualcosa. Dammela, subito. Ti ho portato qui per far sì che tu ottenga un potere che va ben oltre quello attuale. Sto parlando dell'evoluzione Xenoverse. La terza forma di cui parlavo. Grazie ad essa sarai in grado di sprigionare tutto il potenziale del tuo Pokémon. Per entrarne in possesso però dovrai oltrepassare i confini del Super Saiyan. Oh, scusate, citazioni, scusate, mi sono un po' confuso. Michele, vedi quell'enorme cascata? Quella che scorre non è acqua, ma è energia terrestre. Quella di cui è piena la lastra terrestre e ora il nostro orecchino. Con quella lo stesso Luxflon tenta di tappare le falle tra questo e l'altro mondo. Solo chi è in possesso del codice terrestre può perciò addentrarsi nello Xenovarco dietro di essa, ok? Per farlo deve essere inoltre pregno di una certa dose di risentimento. Oh, quindi c'è una sorta di blocco per l'odio, no? Non ho dunque sapere di ciò che affronterai laggiù, né tantomeno potrò prestarti soccorso. Ricorda però, senza il bene non può esistere il male, e viceversa.
È questa la chiave per imbrigliare l'energia blu. Energia rossa, energia blu. Ora però, basta ciance. Ciancio alle bande, bando alle ciance. È il momento di agire. Qualsiasi cosa accada, fidati sempre delle capacità tue e dei tuoi Pokémon. Addentrati laggiù e torna trionfante con un nuovo e incredibile potere. O essere di luce, a te rivolgo la mia preghiera. Concedi al tuo discepolo l'opportunità di affrontare questa prova. Luxflon è vivo, vegeto e incazzato nero, quanto pare. Questo era palesemente il verso di Luxflon, comunque. E ora va, Michele. A subito proprio. Ah, animazioni sbagliate, cammino nell'acqua. Questo fa molto Giratina, fa molto mondo distorto, la cascata. È un simbolo molto interessante lì. Una strana energia prevade la cascata. Lo Xenovarco ti risucchia al suo interno. E qua ho avuto... E, allora, secondo me, lo Xenoverse comunque... Comunque lo Xenoverse è stato creato da Luxflon, in realtà. Perché l'ha creato come una sorta di prigione, no? Per Dragalisk. Il fatto che lo Xenoverse sia con alberi morti, funghi grigi, ricordi molto il mondo oscuro in Esploratori del Tempio dell'Oscurità, non è magari per il fatto che comunque anche Luxflon dentro di sé c'ha questo lato di oscurità e quindi abbia nascosto tutti i suoi lati oscuri qui dentro e Dragalisk al contempo abbia uno spiraglio di luce al suo interno? Non so. Oppure potrebbe essere semplicemente che siccome nei millenni è stato abitato da Dragalisk, questa dimensione allora si è diventata così morta. Comunque molto interessante. Questo sono io. Però ha gli occhi rossi, tipo, sono io zombie con gli occhi rossi? Questo è Trainer from Hell. È Trainer from Hell quello lì. Ho paura. Sì, sono io palesemente, comunque salviamo. Interessante questa lore. Ci ragionerò, mi riguarderò molto la clip e farò le mie teorie. Non le facciamo adesso, perché sennò rallento troppo. Però è molto interessante, ma è molto chiara comunque. Una teoria sulla creazione del mondo, che ricorda molto Diamante Perla, fra l'altro. Cioè Giratina nel mondo distorto per la sua malvagità, eccetera, eccetera. Allora, devo fare la versione di me cattivo quando parla lui. Finalmente. Non immagini da quanto aspetti questo momento. Le presentazioni sono inutili, ti sembrerà strano, ma io sono te. Eccolo lì. Alter si chiama. Proprio così, io sono il tuo Alter, la tua nemesi nata e cresciuta in questo mondo spento e cupo. Lui è Sacco. Io sono Michele, lui è Sacco. Se ci fosse gente qua della mia classe, delle superiori, saprebbe di cosa parlo, però. Assimare la tattica giusta, sul serio. Non ho famiglia, né amici, niente di simile. Quindi è una sorta anche di... ho detto basta teorie, però è una sorta di mondo distorto anche perché esiste il nostro alter ego, dall'altra parte. E le Cim, si chiama le Cim, è vero? Ti tengo d'occhio ogni giorno della tua vita. Tu hai tutto ciò che io ho sempre desiderato. Ti detesto con tutto me stesso. Madonna, questo sembra veramente quello che dico io a me stesso, eh? Ma ora è finito il tempo di piangersi addosso. Potrò finalmente avere la mia vendetta. Sconfiggendoti sarò io a prendere il tuo posto. Hai paura, non è vero? In tutti questi anni mi sono nutrito del tuo risentimento, divenendo sempre più forte. Ok, interessante. Questo qua è il lato praticamente totalitarista della mia persona. Questo sono io quando mi incazzo. Anche io sti momenti qua, esatto. Non sarai tu a sconfiggere il Team Dimension, né tantomeno a salvare papà, che è vivo, o chi che sia. Sarò io a farlo e riceverò finalmente la gloria che mi spetta. Vieni fuori, Trish out. È blu. Tree. Vedi Michela, questo Trish out è proprio come me. È cresciuto in questo clima primitivo e crudele, al contrario dei tuoi stupidi Pokémon. Sta a vedere, questo posto sarà la tua tomba. E adesso torniamo in me. Voglio sentire la musica. Guardalo! Fra l'altro non ha una classe allenatore, perché neanch'io ho una classe allenatore, giustamente. Scusate, voglio sentirla bene.
Bella! E c'era un simbolo diverso anche, ho notato, eh? C'era un simbolo diverso all'inizio della lotta. Probabilmente è il simbolo dello Xenoverse. Ah, però abbiamo tutta la squadra contro Trish Out. Ma dai, pensavo fosse Trish Out contro Trish Out. Easy così, dai. Sappiamo come battere con Frana. Cioè, dai. Ma dai! Ma che lotta! Easy! Easy proprio. Ok. Vedo che il buon Saito ci ha dato dentro. Sì, Saito è stato geniale con queste host, veramente. Le host sono la cosa più bella di questo gioco, probabilmente. Meniter a livello 26. Dai che magari si è preso anche amicizia. Perché? Perché? Devo mettere il cappuccio, scusate. Il riflesso nello specchio. Ah, c'è anche l'immagine, ho visto l'immagine del protagonista femminile. Non ci posso credere! No, scusate. Non ci posso credere. Ho perso. Ho perso davvero. Com'è possibile che tu sia così abile? Perché tu hai tutto e io niente? Minchia, mi fa... Fa molto riflettere questa cosa. Io sono il riflesso del tuo risentimento. Il tuo io negativo. Dovresti avere paura di me. Questo mi ricorda... È molto toccante come cosa. Cioè, perché... C'è spesso un lato di te che vuoi combattere, no? Il tuo lato oscuro, il tuo lato... Che colleziona dentro di sé tutte le cose negative, eccetera. E tu vuoi un po' combattere nella vita, quindi... Bello questa cosa. Molto, molto intima qualcosa. Perché te ne rimani ancora qui senza finirmi? Continui a restarmi vicino, nonostante tutto. Questa cosa mi rende felice. Sì, perché è così che per me inizia una nuova vita. D'ora in poi ti starò dietro come un'ombra e quando verrai sopraffatto dall'odio, verrò allo scoperto e mi prenderò tutto, Michele. Figata proprio. Ma che cazzo? Ehi, Michele, mi sei... Sì. Ok, devo correre. L'alter si è tramutato nell'essenza dello Xenoverse. È il codice Xenoverse. Qua applausi, cioè la parte oscura di noi adesso fa parte del codice Xenoverse e possiamo darlo al nostro Pokémon. Minchia. E quindi avrò anche l'anello Xenoverse adesso, giusto? Madò. E qua. Posso farlo subito? Wow. E qua cambia tutto, perché comunque c'è... Immaginiamo lo Xenoverse, no? Allora, a meno che non sia solo io, no? Perché siccome io sono il... Come si dice? Il... Come si hanno detto? Il messia che deve salvare il mondo, predestinato, eccetera. Sono io ad avere la versione alter. Altrimenti ce l'hanno tutti. Bisogna capire se è una cosa che hanno tutti nel mondo Xenoverse o ce l'ho solo io, perché sono il messia, eccetera, eccetera. Io e magari qualcun altro nella storia. Bisogna capire se ce l'hanno tutti, cosa cambia adesso che... Cioè, sono l'unica persona che ha ricongiunto la sua vita col suo alter. Quindi, anche a livello umano, ho un significato diverso. Io non sono più un umano come gli altri in questo momento. Comunque, vi sto praticamente blubollando, perché volete tutti vedere... come me la versione Xenoverse, e quindi dove cazzo sta sto anello? Dov'è l'anello? Dov'è? Dov'è? Ah, negli strumenti base, scusate, è vero. Un misterioso orecchino contenente un'energia oscura dal colore blu intenso. L'energia pura era l'altra, fra l'altro, quindi questo ci conferma che questa è l'energia di Dragalisk, e questa è l'energia di Luxflon. Io lo so, sono arrivato alla palestra. Allora lo sai. E proviamo. Un misterioso anello intriso di un'oscura energia di colore blu. Dai. Sì. Oh. Ma fammelo vedere. Lo sa, tipo dei cannoni dietro la schiena? Ah, va, quattro zampe. E giustamente lo Sgrodolox che aveva lui era a quattro zampe il suo Trishoutino.
E c'ha tipo delle cose, sembra tipo un organo. Mi fa un po' ridere. Sembrano tipo dei tubi sulla schiena che si muovono come se suonasse un organo. E c'ha la coda che si infiamma. Fammi vedere bene. Il tipo rimane lo stesso, fuoco suono. Con solar potere. Minchia. Minchia. Le statistiche sono... Oh, cioè, ha alzato di tanto l'attacco, mi sa, rispetto all'altro. Forse l'altra è la forma un po' più difensiva. Questa invece è forma attaccante. La c'è vero, denti, questa rimane uguale. Ok, natura audace, quello lo sappiamo. Fammi leggere assolutamente il Dex. Ragazzi, so che ci stiamo impiegando un po', però voglio leggerlo. Cioè leggere, o comunque vedere qua se si può vedere qualcos'altro. No, solo così. Forma Xeno. Oh, sì, sì, sì. L'energia blu gli ha conferito un potere esplosivo incontenibile. Espellendo aria dai fori sul corpo, accresce l'intensità dei propri boati. Quindi sono fori. È un organo, praticamente. E giustamente è di tipo suono, quindi è una sorta di miscuglio fra un organo, un'ocarina, qualcosa. Figata. E qua mi sa che me lo farà provare in lotta. Vedo che sei riuscito ad ottenere il codice Xenoverse. Perché non provi subito un nuovo potere, Michele? Forza, dai l'anello al tuo Pokémon iniziale. In testa alla squadra, ok. Ah, me lo fa lottare, ok. Mi fa lottare adesso, ai ai ai. Guarda, il tuo Pokémon ha cambiato forma. Bellissimo. Chissà gli altri come sono in forma Xenoverse o non Xenoverse. E fu così che Scrodrox divenne Tapion. Perché Tapion? Non so che sia. E dunque questa è l'essenza del codice Xenoverse. Il tuo Pokémon ha un aspetto del tutto diverso, molto più selvaggio, animalesco. Proprio perché lo Xenoverse non conosce sviluppo. Tapion di Dragon Ball. Ah no. Di che Dragon Ball? Perché guardavo tanto da piccolo, ma i nomi me li sono dimenticati tutti. Bravo Michele, hai saputo imbrigliare il tuo odio per diventare più forte. Quindi... Occio, questo. Di Dragon Ball Z. Non mi ricordo i nomi, ragazzi. Ero piccolo. L'ho guardato tante volte su Italia 1. Su, va a prendere il tuo Pokémon. Si torna a Kansiria. Ok. E si ribella? No, vabbè, se si ribella è una figata. Del film. Ah no, i film non li guardavo. Non li ho visti mai, i film. Ma che diamine succede? Questo sembrava palesemente una lotta. Sembra che non riesca a controllare l'energia blu. Michele, riporta il tuo Pokémon allo stadio base. Oh oh. Cazzo. E ora dov'è finito? La situazione è critica, Michele. Il tuo Pokémon è scappato, ma non deve essere andato lontano. Sarà sicuramente ancora in giro per il vulcano. Io andrò sulla vetta, non c'è tempo da perdere. Oh cazzo. E suonava sempre l'ocarina. Ah, ok, ok. Non l'ho seguita. Cioè, non li avevo mai visti i film di Dragon Ball. Minchia, ragazzi, qua siamo nella merda. Se Trish Out scappa... Che cazzo sta? Corriamo. Torniamo sulla vetta. Prima, perché... Secondo me sarà sulla vetta. Sì. Vai. Uè, ciao Andri, ci vediamo la prossima volta, ciao carissimo, buona serata, eh. Michele, perdi qua, per non far risvegliare la parte di Hildegard che era imprigionata dentro di lui, tipo cura, un'altra cosa che conosco bene. Scalion è riuscito a stargli alle calcagna, il tuo Pokémon non ha più scampo, adesso però tocca a te placare la sua ira, sei l'unico che possa farlo. Oddio, dove l'ho già sentita sta risata? Gengar! È Gengar? Che cazzo ci fa Gengar? Direi proprio di sì, Gengar! Un Pokémon X? Pare che io sia famoso anche tra i vecchi bacucchi, ma non sono qui per gli ammiratori, Gengar! Ho un conto in sospeso con questo marmocchio. Trish Out ormai è un valoroso membro dell'esercito dello Xenoverse e grazie a lui avrò la mia vendetta. Si dice che sia un pasto da servire freddo, ma non importa, all'attacco... Madonna, ma bastardo, mi controlla Trish Out. La situazione è più grave. Lo sapevo che non era una cosa giusta dargli l'energia dello Xenover. Cioè, c'è cattiveria in quel mondo. Non è un'energia così facile da dare. Scaleon, vai a dare manforte a Michele. 3.
Oddio. Oh porca puttana. Oh porca puttana. E fra l'altro è come l'abbiamo allenato noi, perché è il 31. No, non è vero, era più forte del 31. Cazzo fai? Non è vero, era più forte di 31, mi sembra, eh? Sappiamo che è di tipo suono, sullo psico non ci fa niente, quindi ipnosi. Primor grido? Ma a me non l'ha imparata questa, a me non l'ha imparata, a me non l'ha insegnata sta mossa, wow. Dai, tormentati! Vabbè, proviamo con psicoraggio e basta. Dobbiamo andare di frana. Mi sa che è l'unica. E mi abbassa l'attacco. Minchia, se è forte come mossa. C'è un danno, mi sembra abbastanza alto, perché non è molto efficace su di noi. E in più abbassa l'attacco. No. Ok. Sì, e mandiamo la nostra tavola della rotonda, che ormai sappiamo. Ah no, c'è Scaleon in squadra? Che è di tipo drago, resistente al tipo suono, fra l'altro. Dragodanza, dragartigli, lanciafiamme, ultima scelta. Ma subito lo mando in campo, ma scus. Che bello. Settiamo dragodanza. Ovviamente non lo terrò in squadra, se me lo regalano, perché sapete che voglio solo Pokémon di Eldiv. Sì, è fatto di proposito, esatto. Ah, probabilmente a seconda dello starter che abbiamo, scelto, avremo un'evoluzione diversa. Strano. Ok, vai di Dragartigli. Sì, più forte di lui. Uguale per tutti? Ah. Minchia, gli ho rotto due barre, Due barre gli ho tolto. Ah, lo starter d'acqua è drago acqua. Ah, interessante. White the Slayer, grazie mille per il follow. Benvenuto. Stiamo facendo una bella boss fight in Xenoverse. Quindi tipo drago, ok. Quello di tipo A, erba, è erba drago, erba... Non mi sembra ci siano altri tipi deboli a drago. Erba bu, suono. Non lo so. Allora, ma scusa, possiamo provare a catturarlo magari? Non credo che possiamo catturarlo. Però non puoi usare questa ball. Ok. Allora, non puoi usare questa ball. Quindi è ancora considerato un Pokémon? No, inutile. Ok. Il Pokémon non può essere catturato. Ok. Cazzo, però sta cosa che non me lo, che mi fa perdere il turno è bruttissima. Ok, uccidiamolo, è fine. Ok, Eustachio, fagli frana. E via. Ci ha abbassato la difesa di un sacco. Ok, easy. Giusto, siamo anche di tipo folletto, cosa ci vuol fare? Ok. Minchia, no, il nostro povero, il nostro piccolo Trishout. Il nostro Trishout. No. Quasi nemici. Ah, vedo la... eccola la forma... Ho visto per un attimo la forma Xenoverse degli altri tre. Degli altri due. No, e poi no. Come fai sempre a sfangarla? Trishout, distruggi questa nullità in nome del nostro signore. Del nostro signore Dragalisk, ovviamente. Oh, tornato amico. Come osi voltarmi le spalle e fare comunella con questi miseri esseri? Noi siamo superiori. Ora come ora è troppo forte, non la scamperei facilmente. Bah, fa come ti pare. Questi stolti se la vedranno col padrone. Allora sarà la fine per loro. E tu, bamboccio, sappi che un giorno tornerò a vendicarmi con le mie mani. Fino ad allora, addio, Gengar. Quindi è tornato amico? Prova a placare l'animo del tuo Pokémon ora. Posso? Ah, ok. Questa lotta ha fatto capire a Trishout il vero valore della vostra amicizia. Sembra che ora riesca a controllare l'energia blu. Simo Normannuru, già l'ho segnato Normannuru, passato per un salutino, puoi anche provare gli effetti sonori. Ho fatto una cosa da Simo, ho fatto una cosa da Simo oggi, una figata. Ho messo gli effetti sonori su una seconda fonte audio virtuale, così posso modificare il suo volume a differenza del volume del gioco.
Non ce l'ho sgrodolo, però va inserita. Grazie dell'aiuto. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. L'amicizia tra compagni d'avventura sovrasta ogni sortilegio. Dico bene, Scaleon? And shove it up your butt. Questa è quella che hai tagliato tu. Ska! Ora che hai quel potere tra le mani, cerca di limitare gli eccessi. Come avrai ben visto, è un potere che trova fondamento nell'odio. Per cui, se mal gestito, potrebbe portare a gravi conseguenze. Mi raccomando, fanne buon uso. In realtà mi fa ancora paura sta cosa, però erano anni che non mi capitava di incontrare un allenatore valente come te. Con questo potere, che coincidenza, con questo potere potrei fronteggiare Victor e il suo Team Dimension a darmi pari. Tieni bene a mente che anche Supremo Luxflow. Esatto, that's what she said. Tieni bene a mente che anche Supremo Luxflow veglia sul tuo cammino e ti protegge. Ok. Ah, quasi dimenticavo. Ora che hai risolto questa faccenda, sono certo che Verbena sia pronta per una sfida in palestra con te. Occhi aperti, non sarà grande e nervoluta come il suo nonno, ma non ci va leggera. Vorrei anche darti un piccolo regalo da parte mia, prendilo. Licariumen. Metti tipo il cooldown, altrimenti se lo vedi... Sì, lo metto, eh. Lo metto di tipo un minutino utente. Buona lore e buona live, grazie, Simo, grazie. Ci si sente presto. Questa è la gemma del Licariumen. È volo, ok. Icarium. Icaro. Va bene. E lo puoi fare con Scaleon, ok. Con quel marchingegno creato da Duster potrai richiamare il mio Scaleon per solcare i cieli di Eldiv e ritornare in un luogo visitato in precedenza. Provalo subito per tornare ad Acquariopoli se vuoi. Fatti valere contro mio nipote, mi raccomando. Ragazzi. Col cazzo. Oh, ci si rivede, Michele. Hai già sfidato la mia nipote? Ok, no. Ska. E dovrò tornare qui. Innanzitutto, col cazzo. Scaleon schiavo. Ma perché è schiavo? Innanzitutto, col cazzo che andrò da qua a Acquariopoli. Qua, ragazzi, si va all'esterno, innanzitutto. E poi si vola ovunque, ragazzi. Oggi si fa il primo episodio. Come potremmo chiamarlo? Backtracking numero uno. Oddio, potrei tenerlo per la prossima volta in realtà, eh. Potrei fare la... Facciamo una cosa. Per questo, per oggi, volo... E fra l'altro fammelo provare qui. Schiaveon. Per oggi volo... Alla prossima città. Sì, no, infatti, devo usare Scaleon. Fra l'altro è Scaleon, non è Scaleon versione ologramma come gli altri due. Ok. Il potente Scaleon di Oleandro, evocato dal PokéWest, ti porterà in volo nei cieli di Eldiv, permettendoti di ritornare in città già visitate. Quindi oggi andiamo alla prossima palestra, che magari ci danno anche, che ne so, surf? Dubito. Dalla prossima volta, ragazzi, si parte da qua e si rifà tutto, eh. Si rifà tutto, si guardano tutte le rocce, si recuperano i Pokémon persi. Si arriva qui, per esempio... La grotta 0 Kelvin, dove abbiamo perso un Pokémon, che voglio vedere la sua evoluzione presto. Un sacco di bella roba. Cansiria. No, devo andare dalla nipote, non è Cansiria. Ecco, torniamo ad Acquariopoli. Che bello vederlo di notte il gioco, cioè non sono abituato a vedere il gioco di notte. Curiamoci, sì. E sistemiamo un po' il tutto, perché a questo punto credo che il nostro Sgrodlox sia a livello 36, ma non sa quella mossa. E non la conosce, vedete? Quindi, mettiamo Eustachio per primo, di nuovo. Bene. E qua il volo che non funziona, e andiamo alla palestra. Ah, le ombre, madonna. Ok, dove era la palestra? Era di qua. Sì, è vero, c'era la piramide, fra l'altro. No, non voglio usare un altro repelletto. Eccoci qua. Si può andare? Eccola lì la nostra amica. Salvo. Di che tipo sarà la palestra? Questa era difficile da doppiare, aspetta. Com'era la voce che le aveva andato? Bentornato, Michele. Allora, sei riuscito ad incontrare il nonno? Eh sì, adesso gli racconta tutta la storia. Oh mio Dio! Come? Hai ottenuto un nuovo potere sul vulcano?
Fantastico, sapevo che il nonno avrebbe saputo tirar fuori il tuo enorme potenziale. Dai! Ma allora lo fa apposta a sto gioco, dai! Avrebbe saputo tirar fuori il tuo enorme potenziale, eh. Sono certa che ora risolverai la questione del Canyon in 4 e 4 8. Ma prima... Dai! Ma prima vorrei toccare con mano questa nuova forza. Per questa ci vuole assolutamente. Ragazzi, ci vuole. That's what she said. That's what she said. E poi ci vuole questo. Ma prima vorrei toccare con mano questa nuova forza, perciò ti aspetto nella mia palestra. Ok, sappi solo che non sarà una sfida semplice. Ci vediamo dentro, madonna! Tocca, tocca, tutto tuo. Esatto, esatto, soprattutto. Stavo salvando per l'ansia. Ok, ed è una piramide palesemente, molto figo. E ci avrà Cofagrigus come Pokémon. Vuoi entrare nella mia piramide? No. Benvenuto nella palestra di Acquariopoli, giovane allenatore. È così calda, ma ecco che... Come dici, vuoi sapere se mi paghino per seguirti? Purtroppo no, ma sappi che faccio il tipo per te. Stavolta, prima di iniziare, voglio mettere alla prova il tuo spirito di osservazione. Dimmi, in che tipo pensi sia specializzata la Cavo Palestra? Spettro, secondo me è spettro. Bravo, hai visto il Cofagrigus all'ingresso? Ah, ok. Acqua. Giusto perché aveva la corona di Empoleon. Vabbè, c'era la trollatona. Ebbene sì, Verbena è una specialista del tipo acqua. Contrasta la sua corrente impetuosa con i Pokémon di tipo elettro, o con quelli di tipo suono. Ho voluto testare il tuo intuito proprio perché ne avrai un gran bisogno in questa palestra. Ma non ero molto attento sulla testa. Sempre bagnata. No, è di tipo acqua. No. Qua ragazzi, andiamo sul 18 più, non va bene. Ok, molto figa comunque. E se è una piramide, e fra l'altro mi sembra una piramide anche crepata in alcune parti, mi sembrano molto antiche come costruzioni. Che cazzo c'è lì innanzitutto? Quel disegno mi fa morire. Non è una cosa scontata che ci sia una piramide. È una piramide che hanno costruito loro per fare la palestra figa, o è una piramide perché c'era il culto? Un culto che riguardava le piramidi in antichità qua. Che le piramidi hanno un preciso intento, sono delle tombe. E sono delle tombe legate a dei personaggi che venivano considerati degli dei sulla Terra. Quindi qua, lore, c'è lore. Devi solo sgusciare dentro. Vedi come salta i messaggi, falsissimi. Lo faccio apposta perché altrimenti ho paura di... Ma Big Bear! Salve, eccoci di nuovo e questa volta in live. Eccoci di nuovo e questa volta in live. Lacrime di gioia. Lacrime di gioia. Grazie mille del Prime. Grazie, Franci. Allora, quanto tempo innanzitutto che non ti vedo. E che bello finalmente vederti in live. Benvenuto, bentornato fra noi. Stiamo andando avanti con la nostra serie di Xenoverse. E adesso per i sub ci sono anche gli effetti sonori. Quindi se vorrai usarli fai punto esclamativo audio. Sei venuto nel momento adatto, letteralmente. Stai morendo sulla tesi, ma guarda, ti capisco. It's Britney, bitch. Ecco, appunto, effetti sonori come Shove questo. Come questo. Grazie, che plero, per essere la migliore pubblicità. Madonna, a che punto sei che ho la tesi? Eccoti, sfidante. La sfida alla palestra marea è strutturata secondo i giochi dei nostri avi. Il primo che affronterai è denominato la salita del Farfetch'd. Il piano disseminato di pedane con sulle effigie di vari Pokémon, sulle quali dovrai farti strada. Solo decifrando e interpretando nella giusta maniera gli indizi su questi pilastri saprai quale via seguire. Se invece farai un passo falso, scoprirai a tua spesa la sorte che ti spetta. Per questo gioco è tutto, cerca di non finire tra le fauci del lupo, allenatore. Ok. Cammina sopra la foglia. Ok, cammina sopra la foglia. Sto scrivendo ma mi sta assorbendo la vita e non molto... Guarda, ti capisco perché io ci sono molto vicino in realtà... Ho avuto già un po' di idee e cose, ma l'idea che poi mi dovrò mettere a scrivere quando avrò finito gli esami sarà la morte.
Va bene tenere Eustachio anche se è di tipo acqua la palestra? Ma sì, per ora teniamo Eustachio. Allora, cammina sulla foglia. È questo qua la foglia, giusto? Questo qui. E questo qui, Lifion. Ok. Prossimo indizio. Cammina sopra il fuoco. Bellissimo che ci siano gli unknown, quindi troveremo gli unknown in questo gioco. Altrimenti, se non ci sono gli unknown a Eldiv, come fanno ad avere un alfabeto basato su di loro? Oh, sei riuscito a decifrare l'antica lingua degli unknown! Ok, ci sono ad Eldiv. Cammina sul fuoco, eh? Consigliere. Sì, torno a scrivere, prima o poi mi seguo una live dall'inizio alla fine. Buon game, grazie mille, Bibiar. Guarda, quando potrai sarai benvenuto. Sarai benvenuto. Intanto, comunque, se vuoi recuperarti le serie, anche se sono live un po' lunghe, abbiamo fatto la playlist su YouTube, quindi le puoi recuperare lì. Allora, Staryu, no, mi fai un po' paura, quindi cambiamo assolutamente Pokémon e mettiamo il nostro caro Zapdos. No, ma volendo anche Sgro. No, Zapdos, Zapdos. Sgrodrox deve un po' allenarsi. Minimizzato, bastardo! Bastardo! Vabbè, scarica dovrebbe avere alta precisione, giusto? Giusto? Cioè, scintilla, scusate. Che dolore! Che dolore! Comunque direi che per oggi facciamo questa palestra, poi chiudiamo. E domani facciamo il primo episodio di backtracking, cioè inizierà col backtracking. Non credo che abbiamo molto da recuperare, perché abbiamo solo volo e spaccaroccia e forza. Quindi non so se ci sarà tanta roba da fare. Ci serve surf per sbloccare molte aree. Ok, Kiki sale a livello 41. Voglio anche riprovare a tornare nel passato, perché secondo me c'era un spaccaroccia forza da fare. Perché... No, spaccaroccia no, perché ce l'abbiamo già. Però forza mi sa di sì. Buono, buono. Andato. Esatto, sì, siamo 192. E Sgrodrox sale a livello 37. La impari quella mossa fighissima che avevano o no? Pensavo fossimo gli unici a saperla leggere. Eh no, no, io la so leggere come. Ok, mettiamo davanti Sgrodrox, perché comunque Eustachio è debole. Ma fammi vedere meglio i tipi, scusate. Perché è roccia folletto, non è acciaio folletto. Cammina sul fuoco, dicevano, vero? Sì, loro due. E poi Volcarona. Giusto? Sì. Heracross, ok. Cammina sulle acque. Vabbè. Affrontiamo lui. Cherith, consigliere Cherith. Ok, stiamo facendo un level up. Avrà Starmie sicuramente anche lei, perché giustamente deve rappresentare quello. Tra l'altro c'è scritto Ai. Aio sulla parete, tipo. Gran voce. Bastardo che. È vero che è straveloce, mi ero dimenticato. Vabbè, ma gran voce è speciale, quindi. Pronto al danno? Vediamo il danno. Non è morto, non è morto. Vabbè, facciamo scatto jet e morirà sicuro. Bene. Ah, era solo? Solo uno Starmie, dai, volevo una sfida più difficile. Maniter sarà a livello 27, figata. Vorrei imparare un Ghiaguzze. No, non mi serve settarlo. Ok. Io per il me l'unione farà. Siamo campioni quasi, eh? Cioè, abbiamo sbloccato campione, 125 su 100. No, abbiamo sbloccato Super 4. Campione quando arriveremo a 150 allenatori. Ma fatemi provare giusto per il meme cosa succede a camminare su quello sbagliato. Ah, devo affrontare loro? Vabbè, ma è meglio allora, scusate. Arriviamo fino al capo palestra, poi torniamo indietro, così ci alleniamo. È tutto farming questo, ma oh. Ma subito. Gyarados. Doppio 4 per, ragazzi, 4 per. Cioè, voi avete mai immaginato andare con un Pokémon fuoco di fronte a Gyarados e fargli un danno da 4 per? Questa è una figata. Una figata. Guardate che roba. Gran voce. Guardate il danno. Non l'abbiamo neanche visto. È morto subito. Bene. 1245, resto della squadra, riceve, eccetera, eccetera. Non riuscirei ad abbatterci tutti. Invece sì, mi sa molto di sì. Eccolo qui.
Fra l'altro che la chiamino regina è tutto molto interessante comunque, cioè vogliono mantenere, cioè ci sono anche diversi tipi di governi all'interno di Eldiv, non solo di popolazioni, etnie, eccetera. Cioè qua c'è proprio un governo basato sul fatto che la chiamino regina, c'è anche la principessa nella città quella del castello, cioè c'è una sorta di monarchia appunto. Sono delle piccole città-stato, diciamo, ecco. Starmi, va bene. Va bene, gran voce, anche se al 29 ti. È più veloce di noi, eh. Cioè, Madonna, immaginate la base speed di Starmi per essere più veloce. Minchia. Vabbè, scatto jet e muori. Ok. Ok, Zapdos al 39, Menhir al 28. Quando è che ti evolvi? Quando ti evolvi? Nessuno potrà spegnere la sua luce. La sua luce. Parleranno di Luxflon? È probabile, eh? È molto probabile. Ah, e compare la scala. Ok. Di qua. Poi fuoco, quindi così. Bene. E acqua. Beh, acqua dovrei passare da lui. Poi Kabutops. Kabutops. Lui. Kabutops lui. Kabutops, abbiamo finito. Ok. E qua ci sono degli unknown sopra. La fortuna non esiste. Esiste solo un momento in cui il talento incontra l'opportunità. Figata. Dai, dai, dai. Chiudiamo sta lotta. Sì, dai, siamo. Consigliere Dario si chiama. Dario. Il Dario. Va bene. Figa, siamo al 37. Madonna. E comunque la squadra si sta un po' formando, secondo me. Sono molto sicuro che terrò Sgrodolox e il Pokémon di tipo elettro. Arrok in squadra. Per il resto, tutto può cambiare, ma mi sta piacendo la tavola rotonda. No, mi sta piacendo molto Chigami. È molto forte. Mustachio vorrebbe imparare Nemesi. No. Bene. Dario, la fortuna sorride ad alcuni e ride ad altri. Oh, fatemi leggere qua l'enigma. La fortuna fa parte del gioco. Giustamente, qua è casuale e qua immagino che sia indovinare il tipo. Psico o foglia? Psico? No. Ok. Ti posso affrontare? Grazie. Chi sbaglia pagherà con la moneta della sconfitta. Ok. Hassan si chiama. Gran voce. Fatemi intanto vedere chi c'è per il raidino dopo, perché qua mi sa che la sweepiamo la palestra. Ce n'è di gente, ce n'è di gente. C'è Monitor. Celli. Interessante. Non stai manco a metà? Scherzi? Scherzi? Pensavo di essere alla fine, con la fortuna che fa parte del gioco. Birigiri! Gran voce. Ah no, però lui è di tipo elettro. Quindi è neutro. Vedi? Questo fa male. Ok. Ah, fra l'altro il suono resiste acqua, eh. Questa è la conferma che noi resistiamo al tipo acqua. Figata. Sta la seconda prova con l'alfabeto. Minchia. Vabbè, allora andiamo, andiamo, andiamo. Guardo dopo chi c'è in live. Minosse sale allo 38. Pensavo fosse un cerchio, poi avessimo finito. Mia regina, mi perdoni. Ok? Devo andare più in profondità, immagino. Questo è un Lucario. Beh, giustamente, Lucario si basa su. E questo è un Ekans? Sì, sono praticamente i Pokémon. È più Kumuku la mano. E Lucario è Anubi. Un Ekans che non so cosa rappresenti. Qua Horus sarà Pidgeot. Carina come cosa. Qua c'è la super guardia super veloce. Aspettavo solo che un allenatore piombasse più giù dal cielo. Lottiamo! Avevo tre ombre, eh? Non so se avete visto. Gali? Soldato Gali? Va bene, bel nickname.
Ok, un po' razzista questa cosa. I tre dell'Apocalisse, ok. Gran voce. Dai. È divertente. Sì, no, è parecchio figa come palestra. L'ultima parte mi sa che è solo fortuna, in realtà. Non credo di poter andare in basso. Forse. No, forse devo fare fortuna per quanto riguarda la... la parte sopra, poi sopra ci sarà l'indizio per la parte sotto, immagino. Gran voce. Che sarà psico il tipo? Beh, oddio, potremmo farlo a logica in realtà. Perché se guardiamo che c'erano quattro piattaforme. Andando su Espion siamo caduti. E sotto c'erano due altri disegni. Quindi basta capire... Cioè, se dobbiamo andare sulla piattaforma a destra, quelle sotto devono avere lo stesso tipo della piattaforma a destra. Stavo sbagliando. Ok, così. Non ci sei arrivato da solo, vero? Forse? Non lo so. Aspetta. Allora, qua, tipo acqua, quindi... mi sbaglio sempre. Così, così. Così, 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 così. E di qua. Mica sei caduto, non c'è nulla oltre. Sono caduto. Cioè, non c'è nulla oltre di là. Però, vabbè. La fortuna fa parte del gioco. Immagino. Destra. No. Ho sbagliato subito. Oh, Daniel, ciao carissimo. Ciao carissimo. Siamo alla palestra di tipo acqua. In una piramide, però è di tipo acqua. È lo specchietto per le allodole. Ok, ok. Figata, figata. Comunque, sinistra. Se non andava bene, destra. Sì, odio ste cose però basate sulla fortuna, dai. Anche perché poi qua mi dimentico. Così, 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 così. Poi c'è quella a fuoco, quindi così, 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 così. Qui c'è un Pokémon Shiny? Serio? Figata. Ah, sei lo starter d'acqua. No, non ce l'ho lo starter d'acqua. Ho lo starter fuoco. Ok. Fa Grigu Shiny? Figata. Sinistra, poi direi destra. Sapevo, sapevo. Ok, le scale, si va giù, si va giù. Serio? Mi reputo fortunato. Se sei riuscito a giungere sin qui, significa che hai superato con successo la prima sfida. Complimenti. Ora passiamo al secondo gioco, la Dama Unknown. Le regole sono semplicissime, dovrai spostarti tra le caselle seguendo l'alfabeto Unknown dalla A alla Z. Tuttavia, il percorso è irto di insidie, potresti dover ripercorrere più volte i tuoi passi. L'intuito e la fortuna sono la chiave di questo gioco. Ok, A. B. No. No, sono quelle di... Ok. Che palle, no. Le odio queste qua, sono quelle di Sabrina. Ok. B. C si va in alto. Qua c'è il primo. La fetta non amplificherà la mia forza. Ok, si sposterà e ci sarà una cosa. Ok. Madonna, che casino sto puzzle, però. Consigliere Idris. Idris Elba. Va bene. Stanno dando tutti i nomi un po' razzisti, perché sono tutti personaggi che... Secondo me sono... dare questi nomi apposta. Andiamo avanti, dai. Via, via, via. Fra l'altro sì, Grodlox in forma Xenoverse. Bellissimo comunque come tu, Daniel, mi abbia superato in una maniera incredibile, perché cioè, eri indietro rispetto a me, non volevi seguirmi perché ti spoileravo, e in due live tipo mi hai superato di chilometri e chilometri, vabbè, ma mi perdo a far teoria, giustamente. Faccio molto backtracking poi. D, E, F in alto. Ok, no. Ah, ok, dai, almeno se non si torna indietro. F in basso. G, quella rossa. Revitalizzante Max all'interno di questo antico artefatto. E attacco X, figata. Andiamo a curarci. Sì, voglio curare. Ok. In realtà non devi sentirti fortunato che player hai solo dei gusti di merda. Ah, perché non lo sapevo. ma giustamente uno vede la cosa diversa e dice sarà l'inganno quella diversa. Invece no. Consigliere Jafar.
C'è Jafar, che bello. Ok. Gran voce. Dai, acquagetto. Dai che voglio battere la palestra entro oggi. Beh, comunque è meglio che non siano troppo incasinate ste lettere. Almeno è fattibile, dai. Stai studiando le batterie, ma che bello. Io mi sa che fra un po' le devo fare perché stavo facendo chimica. In basso? No, qua sarà l'inganno, bisogna andare in alto. I. J. K. L. Qua ce ne sono quattro. Andiamo in alto a sinistra. M in basso. N a destra. N a sinistra, ok. Ok, qua c'è da affrontare lui. I nostri nomi si sono incrociati. Non ho letto. Qua è lo scarabeo, praticamente. È tipo una dama scarabeo. Quasi. Consigliere Karim. Dai. Le metafore di Karim Musa. Ah, fra l'altro vediamo uno Sharpedo normale. Che strano. Che strano vederlo normale. Ok, gran voce. Sì, ma Scrodolox sta swippando questa palestra, dai. È troppo easy. Troppo easy così. 39, raga. Siamo al 39. Menitra livello 30, ok. Consigliere Karim. Dovrò scartare il mio nome dal tabellone di gioco. Ok. Fra l'altro è la O, qua. Perché ci stava Karim sulla O? Dovevamo farlo in base alla lettera, ragazzi. R. Oh, no, O, P, Q. No, ho sbagliato. Se no, andare giù. P. Q. R. S. S. T. U. Alfabeto insieme. Dai, sempre quella sopra quando c'è l'inganno. U. V. Minchia. V. V. Che culo. X. V. V. X. Y. Sono io l'ostacolo che si frappone tra te e il termine di questa prova. Grandi, grandi ragazzi. Abbiamo finito. Finalmente. Consigliere Lau vuole lottare. Ok. Con Bibarel. Minchia, l'ultimo è Bibarel. Ho comunque un sacco di allenatori in questa palestra. Parecchio lunga era. Ok. Lotta gran voce. Bene. Bene. Bene, one shot. One shot, così bisogna giocare. Ok. Eustachio sale livello 37. Intanto Eustachio sta salendo, quindi va bene. Ora puoi far avanzare la tua pedina. Ok. Y e Z. Ah, devo anche indovinare? Ok, era giusta. Io ho paura però di sto teletrasporto. Ah, no, 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 non voglio tornare alla lettera A. Ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Oh, ma che cosa carina. Sono degli Exeggutor. Madonna, che ansia. Che ansia. Ok, perché ci sono degli... Ma sono affrontabili? Oh, ma c'è proprio l'erba! Figata! Figata! Sì, per il centro Pokémon, giustamente. Hai superato con incredibile maestria anche il secondo gioco. Ora non rimane che la terza ed ultima sfida della palestra, il gioco della palma. Come puoi vedere, questa zona è verde e rigogliosa. Sicuramente qua ci sono dei Pokémon unici, perché se c'è dell'erba qui ci sarà qualcosa di unico. Anche Surf qua si potrà fare più avanti. Per merito dell'acqua miracolosa che vi sgorga. Questa prova per i suoi nutrienti attira qui anche gli Exeggutor da molto lontano. Sono proprio loro i protagonisti del gioco. Ok. Sotto alcuni di essi infatti si celano delle stanze, nelle quali dovrai recuperare la perlacqua. Solo tenendole tutte e tre potrai finalmente raggiungere. Non mi resta che augurarti buona fortuna. Vabbè, devo trovare gli Exeggutor. Ecco, ora mi vedi nelle vesti di Abbas, consigliere della regina, ma in realtà mi conosci con un altro nome. Joelle. Ah, giusto, sono ancora in debito con te per aver soccorso la città, però... Perciò lo ripagherò seduto a stante con una lotta Pokémon? Ma bastardo! Ma bastardissimo, Joelle! Ok.
Crodont. E lo sfondo qua è tipo... Ok, strano come sfondo. Va bene. Va bene, gran voce. Bene. Ciao Joel. Ciao Joel. O Joel. E la sua squadra dice punti di esperienza. Zapdos al 40. Sprizzalampo. Minchia. Troppo, troppo. Al posto di Tono Shock. Un po' troppo sprizzalampo pure. Ok. Ci stiamo un po' overlivellando. Sono riuscito a restituirti il favore. Bene. Dimostra quanto valore questo valore anche contro la regina non avrai di che temere. Va bene. Allora, qua c'è una chiave rossa. Probabilmente. Vabbè, parliamo con i vari Exeggutor. Exegg. Exegg. Che ci fa quello lì? Exegg. Exegg. Questo Exeggutor sembra avere un'indole amichevole. Alzando la zampa, mostra un passaggio segreto. Bene. Questa? Sì. E l'ho trovata subito! Adesso ho paura di aprire gli altri, però. Ah! Ma basta... No, ma dai, era chiuso lì dentro. Non respiravo più, grazie. Ma lo immagino, Mazar. Ma poverini. Rinchiuso proprio. Tutto chino. Va bene. Gran voce. Mi sembra la mossa che abbiamo usato più volte in sta live, però va bene. Via. Scatto jet. Bene. Ciao. Prossimo. Birigiri, ancora. Che palle, non lo distruggo questo qua. Tra l'altro devo provare la combo di loro due, non ho capito, non so quale sia, però ci dovrebbe essere una combo di quei due Pokémon, va provata. Lotta, scatto jet. Forse si possono fondere insieme, una cosa del genere, boh. Non avrebbe molto senso, in realtà. Minossa al 39, grande, psicotaglio! Fortissimo sta diventando. Beh, al posto di confusione, psicoraggio e psicotaglio. Madonna, ragazzi! Kiki al 43, ma stiamo livellando tutti! Tutti quanti! Bene! Mi manca l'aria! Beh, immaginavo. Ok, vado a curare un attimo. Non vado al centro Pokémon, ragazzi, perché è uno spreco. In questo caso, usiamo una Super Potion su di lui. E ancora un po'. Non ho più Super Pozioni. No, l'ho anche finita! Va bene. Torniamo su, usiamo la Perla. La regina non si offenderà se faccio tipo per te, coraggio Michela. Ok, la perla rossa qui. La conchiglia scompare. Questo? Questo? Bene, amichevole, va bene. Sinistra. Devo dire che la forma Xenoverse di quello acqua... No, sono un tipo di poche parole, preferisco lottare. Mi piace più di tutte le altre. Non l'ho vista quella. Dovrò vederla poi. Ma fra l'altro c'era l'achievement, quindi mi sa che adesso posso andarlo a vedere. Adesso vado a vederlo. Intanto l'abbiamo preso. Si vedeva un po' una... credo che quello di tipo erba di averlo visto. È tipo un serpente, mi sembra. Quello di tipo acqua no. Ok. Bullo? No. Col cazzo. Loch Ness. Ah, sembra Loch Ness, figata. Ok. Avrei dovuto preferire il dialogo, forse. Fammi vedere se con S credo di poterlo vedere. No, S è il Pokédex. Q, forse. Q sono gli obiettivi. Yes. Medaglia zucchero. Ah, fra l'altro c'è appena stato il giuramento di Biden, ragazzi, se volevate sapere. Colpo di fulmine, anche lì ci provava. Aiuto un ragno. Nata una stella, andiamo a roccia. Ecco, il misterioso Trey è quello che voglio capire. Old Fashion. Primi passi. Riflesso nello specchio. Fenomeno. Eccoli qua. Ah, non si vede bene, eh. Ah, sì, è tipo un Lapras, una sorta di... È verde, fra l'altro. Strano che sia verde.
Sì, una sorta di Lapras. E quello di tipo erba è tipo un serpente azteco, una cosa del genere. Ok. Capito. Le vedrò meglio in un'altra. Durante il gioco, magari. Quella a destra. Dai. Ok. Per l'acqua. Grazie, per l'acqua gialla. Bene. Andiamo su. Fanno un padrone dello Xenoverse, sarebbe divertente. Quello di tipo erba mi fa schifo in tutte le forme. Ma no, dai. Poverino. E questo allora è sinistra. Per forza. Sì. Oh, bene. Sì. Ma non lo so. Quello, la forma. In realtà no, ho visto solo lo starter e un attimino questa. Devo dire che fra tutti non mi piace nessuno troppo. Questo qua di tipo fuoco mi piace molto la forma terrestre, le altre non tanto. Eccoci qua, dalla nostra waifu. Prima ci ha provato palesemente. Ma avete fatto le clip? Perché la uso come prossima live. Cioè per l'annuncio della prossima live la clip. Ci ha provato un sacco che voleva toccare con mano, eccetera. Era lì. E fra l'altro c'ha le mani come simbolo, eh. Ti stavo aspettando. Adesso si fa la nuotatina. Ridevi solo che clip. Ma scusa. Ma scusa. Falle tu, ma oh! Siete gli spect. Gli spect devono fare le clip dei momenti pogu. Poggers. Il clip. Il clip bellissimo. Mica le clip. Il clip. Ti stavo aspettando. La mia palestra è stata progettata per essere superata solo dalle menti più brillanti, ma vedo che ce l'hai fatta senza alcun problema. Ad essere sincera, non mi sarei aspettata di meno da te, ma basta. Ti do ufficialmente il benvenuto alla sfida finale del gioco della palma. In passato questo gioco era noto con un altro nome che io personalmente preferisco di gran lunga. Il gioco di Lilli, Papa e Lucario. Del cane e il lupo. Ok, Adamo ed Eva, leva la palma. Il motivo? Beh, un indifeso cucciolo come Lillipup alla fine della fiera verrà divorato da un predator. Guardala, pure predator. Hai già capito chi sarà Lucario, vero? Preparati a lottare con tutte le tue forze. E in realtà il twist è che sono io Lucario, lei c'ha le daddy issues. Mica Pog, lei. No, non è Panterona, secondo me c'ha le daddy issues, lei. Perché quelli che hanno fatto male le animazioni hanno fatto bene questo modello, eh. Quelli che hanno fatto male le animazioni hanno fatto bene questo sprite. Ma buonasera Chiara, ciao Chiara, sei arrivata nel momento sbagliato. Buonasera, buonasera. Sì, lei waifu totalmente. Dai, distruggiamolo, distruggiamolo. Ah, Chiara, hai visto la nuova webcam? Proprio di qualità. Chiaretta, proprio lei. Chiaretta, indovina chi è Proximic? No. Ma infatti secondo me è così nel gioco, è quella la trama del gioco, cioè tutte le ragazze che si trovano in questo gioco sono così, eh. Sessista. No, in realtà chi ha fatto il gioco è sessista, non sono io che lo capisco, che lo vedo così. Gran voce. Milotic fra l'altro, cioè, dai. Abbiamo shottato un Milotic, ma troppo easy così, troppo easy con lui. Tu leggi le conversazioni. I serpentoni, eh. Ah, ma coda di drago, bastarda! Bastarda! Vabbè, ho carta vetro. Ma questo è un bug! Ma è un bugone, ragazzi, è un bug! Ma scusa! L'avete visto? Mi ha fatto coda drago su Sgrodolox. È entrata per caso Chigami. Che no, Draca. Dracami. Dracukami. Non so. O ridrago. E siccome questo Pokémon ha carta vetro, si è preso i danni di carta vetro. Baggone proprio. Baggonissimo. Questa va clippata. Questa va segnalata, ragazzi. Figo, però è un bug. Foglielamo. Iperpozione. Ma sei bastardo allora. Il piccolo elfo di Babbo Natale, è proprio lui. È proprio lui. E fra l'altro è un altro streamer. È un collega. Ieri mi ha aiutato anche a sistemare la webcam. Pam 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 pam. Ma che scoperte! Ok. Sei te il piccolo elfo, esatto. Tu sei il piccolo elfo. Foglielama.
Qua ci sarà tutta la chat che non capisce di cosa stiate parlando voi, però vabbè. Ci sono Brescia memes. Milotic esausto, bene. Purtroppo te lo ricordi. Brion? Ci sta con lei Brion, giustamente, è un elfa anche lei. Carta forbice, madonna! Occhioni teneri, bastardo. Brixia memes, credo che ci sia anche la pagina Brixia memes, quindi... Come non è molto efficace? Sei folletto? E non è ancora di tipo folletto? Lo diventa la terza fase? Non mi ricordo. Credo che sia già acqua folletto, ma scusa. Solo acqua? Ah, non lo sapevo. Terza fase? Ah. Brion, non lo, la linea evolutiva di Poplio non l'ho mai usata in settima. Ho usato in sole, ho usato Litten, e da lì il mio amore per Incineroar. E in Ultraluna ho usato il gufo. Rowlet. Eustachio sale a livello 38, minchia, livelloni proprio. Menitra vorrebbe imparare lacerazione, subito, subito, al posto di attrazione. E anche Menitra mi sa che sarà una bella aggiunta al team, folletto veleno, un sacco di resistenza. Ed ecco qua, Cofagrigus X. Ah, è di tipo acqua, immagino. Palesemente di tipo acqua, c'ha tipo le alghe, figata, figata. Beh, gran voce, non credo ci siano dubbi. Minchia, one shottato proprio, one shottato. Ok, Cofragrigus esausto. Ho sbagliato tutte le lettere. Il resto della squadra riceve tutti esperienza, lo sappiamo. Battuta, battuta la wife. La tua squadra è stata impetuosa come uno tsunami. E adesso voglio, adesso mi darà un premio oltre alla medaglia. Che battaglia entusiasmante. Guardala, è tutta... Che battaglia entusiasmante. Michele, sei davvero formidabile, farai ancora molta strada, ne sono certa. Con questa medaglia sei già a quota 4, non sei più un allenatore qualsiasi. Ma oltre alla medaglia? Marea, fra l'altro, che è una conchiglia. Ok. Emblema della mia palestra e della tua vittoria. Ho anche un altro piccolo dono da darti. No, non voglio l'MT, che sarà idrovampata, sicuro. Questa MT contiene idrovampata, una mossa di tipo acqua che può anche scottare l'avversario. È molto potente, ma può rivelarsi un'arma a doppio taglio se utilizzata su un Pokémon congelato. Esatto, Proximic. Ora hai tutte le carte in regola per inoltrarti nell'arido canyon asteroide. Dirigiti a destra, ma fa attenzione, mi raccomando. Con questo potere nelle tue mani, gli avversari che ti spareranno dinanzi saranno sempre più temibili. Buon viaggio. Win. Aspetta. Fa applauso finale. Applauso finale. Se ne avrai bisogno, sarò sempre pronto a dare una mano. Cringe.exe. Ma oh! L'ho studiata, eh. La tua scala è stata presentata con uno tsunami. Ok. Ma basta? Niente mano? No, no head? So no head? Uffa. Tra l'altro c'è scritto... Fabri? Fabri? Qua c'è scritto Fabri, eh. Pier... Pier... Fabri Pierre. Non è a caso, secondo me è tipo un nickname. Sto pubblicando la clip. Fabri Pierre. C'è scritto su lì. E qua? Ivano. Eh no, c'è scritto Iwanks. Ivano sembrava. Qua c'è Fabri Pierre. Pierre. Fabri Pierre. Ma c'è... Vabbè, ok. Vediamo cosa dice. Ero certo avessi stoffa da vendere. Ok. Ragazzi. A est c'è il nostro... No, prima devo parlare con lui. Non ti sei lasciato ammaliare dalla bellezza della cavolesta. Sinceramente mi sono fatto ammaliare, ma comunque, bello il nome della clip. Ma comunque, ora che hai 4 medaglie sei esattamente a metà strada. Come dici, vuoi sapere chi io sia? Ma che scopo? Ti basti sapere, faccio il tifo per te. All'ottava palestra ci dirà chi è. Bene, raga, siamo all'uscita di Acquariopoli. Direi che salviamo. Sì. E ragazzi, io
No, non voglio salvare il gioco. Direi che per oggi ci siamo. Prossimo episodio, siccome abbiamo la MN di Surf, andiamo a fare il backtracking. Quindi il prossimo episodio, il titolo del prossimo episodio sarà backtracking numero 1, diciamo. Poi probabilmente sarà solo la prima metà della live, perché a parte volo, forza da tante parti non ce l'abbiamo. Gli unici punti su cui mi sono segnato di usare forza serve tipo surf anche, quindi non credo che ci sarà molto da esplorare, però comunque ci sarà il suo perché. Adesso direi di guardare chi c'è in live, che vi faccio un raidino. C'è Dada, ma Dada mai nella vita, no, non perché non ci cagherebbe per quello. Vediamo se c'è qualcuno che sta giocando a Xenoverse. Per il resto, appunto, vi ricordo che se volete supportare... No, innanzitutto vi ricordo di unirvi al canale Telegram, che è importantissimo, perché là mando le notifiche, mando le clip, facciamo tutte le nostre discussioni, eccetera. Sul canale dei sub, se avete idee per i nuovi sound effects, perché adesso sapete che li posso mettere, quindi se avete audio interessanti, cose meme da inserire, mandatemi un suggerimento sul gruppo dei sub. E niente, se volete entrare nel gruppo dei sub potete farlo anche gratuitamente tramite un account Amazon Prime. Fate punto esclamativo Prime per le informazioni. Vediamo chi c'è. C'è più nessuno di interessante qua. Dark Souls, vediamo chi sta giocando a Dark Souls. No, non volevo aprire la live. No, vediamo fra i seguiti. Va bene, vi manderei da monitor, che simpatico. Ok, dai. Allora, noi ci vediamo domani, rimanete per il raid. Vediamo se lo so scrivere bene, ok. Monitor Vanzina. E fate i bravi, che poi vi manderò tutti gli uds che trovo su questa allenatrice, eh. Quindi fate i bravi, mi raccomando. Alla prossima, ragazzi. Ciao.